Buonasera a tutti gli amici delle bombe di Vlad, bentornati al solito appuntamento settimanale del calcio nel mercato. Stasera focus in casa Napoli, calciomercato, vicende di cessioni del club De Laurentiis. Mi accingo subito a presentare gli ospiti di stasera. In primis abbiamo con noi Gino Accardo, amico nonché sponsor delle bombe di Vlad Mylend Original. Ciao Gino, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Grazie sempre per l'invito. Grazie a te per la partecipazione. Altro ospite di stasera è il giornalista sportivo nonché voce di One Station Radio, Luca Cerchione. Ciao Luca. Buonasera Nicola, grazie per l'invito. Allora, tra poco ci raggiungerà anche il fondatore di LBDV che è Francesco Romano e con lui Rosario Dello Iaco, nonché fondatore della pagina seguita Il Napoligno. Allora, stasera, come ho detto, ci sarà un focus in casa Napoli, quindi inizialmente analizzeremo quella che è la situazione mercato, arrivi, partenze, possibili arrivi, quindi ci sono vari nomi che stanno girando. Oggi c'è stato l'arrivo con le visite mediche di Kim dopo una trattativa durata travagliata e durata anche un paio di settimane abbondanti con vari aspetti e cavilli burocratici che dovevano essere sistemati. Luca, tu che ci sai dire di preciso, visto che tu collabori con Barigigia, qualche notizia a livello contrattuale, quando firmerai il contratto, Kim? Allora, Nick, mettiamo un attimo in ordine le cose. Paolo è un mio collaboratore, collabora al progetto Il Sogno nel Cuore, quindi partecipa sia a One Football Club in radio che a Senza Filtri su Fotoema. Detto ciò, fatta questa doverosa precisazione, quello che è arrivato a noi da fonti interne alla società è che il ragazzo sia arrivato anche con un mezzo miracolo fatto da Giuntoli, perché praticamente l'hanno strappato quasi dall'aereo che lo portava in Francia per firmare con il Rennes, e ha accettato un quinquennale da 2 milioni e mezzo netti a stagione con il decreto crescita che riduce del 70% le imposte, e onde evitare che possa arrivare un'offerta pari alla clausola rescissoria. La clausola rescissoria è stata inserita ed è valida dal terzo anno in poi. Ricordiamo che i benefici fiscali del decreto crescita decadono nel momento in cui il lavoratore che rientra in Italia e viene a versare le tasse in Italia non porta avanti il suo contratto lavorativo per almeno 2 anni. Quindi il Napoli si è tutelato. Quello che posso dirvi con estrema sicurezza è che non è un 3 più 2, ma è un 5 anni, quindi è un quinquennale. Non c'è assolutamente questa storia del 3 anni più 2 mi scappa il termine in questo momento perché mi è squillato l'altro telefono, quindi opzione, ecco, per gli altri 2 anni. Questo è quello che mi arriva e questo è quello che vi dico. Gino, tu l'altra volta già parlammo di una possibile trattativa Kim quando ci siamo sentiti nell'ultima live con te. Adesso vorrei un parere, visto che sostanzialmente lo possiamo dire, è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Napoli, ha raggiunto la squadra a Castel di Sangro, ha sostenuto le visite mediche. Come un tuo parere sul colpo Kim anche in prospettiva? Gino, scusami un attimo se ti interrompo prima di iniziare, voglio presentare, come ho detto prima, Rosario Dello Iacovolo, così lo facciamo entrare. Partecipa anche lui, il fondatore della pagina Il Napoligno. Ciao ragazzi, Ciao buonasera. Rosario. Ciao Saluto ai miei Rosario. amici Luca e al mio amico molto fan, diciamo, molto filosocietario negli ultimi tempi. No, 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 non sono Scherzo, filosofia, sono soltanto scherzo, un po' obiettivo, più obiettivo scherzo. Scherzo, scherzo. Vai, vai, buonasera a tutti. che. Vai, Gino. No, allora, Kim lo conosco poco, però l'ho visto soltanto in Europa League qualche partita e mi è sembrato un ottimo calciatore, anche sponsorizzato da Rosario, che ultimamente sto leggendo tantissimo che Rosario dice che era la prima scelta del Napoli. Comunque, secondo me è un ottimo colpo. Poi, meno male che è stato fatto, diciamo, fra virgolette, velocemente per i tempi che Sì. normalmente il Napoli ci mette.
perché per pigliare l'ossicaggio abbiamo messo un mese, invece sembra che Kim è stato molto più veloce la trattativa. Certamente sostituire Koulibaly non è facile, sia come persona che come calciatore, però tutti ne parlano bene di Kim, non lo conosco bene, ripeto, ho visto qualche partita in Europa League e mi è sembrato prima di tutto una persona, cioè un calciatore molto fisico, però mi dicono che è anche veloce, l'ho visto molto reattivo, speriamo bene. Rosario, stendo a te la stessa domanda, visto che poi Gino ha detto che tu l'hai sponsorizzato molto Kim, quindi voglio sapere il tuo parere. Diciamo, più correttamente lo ha sponsorizzato molto un altro redattore comunque del Napoligno, perché siamo diciamo in diversi che comunque scriviamo sulla pagina, Matteo, il quale ha visto praticamente la doppia partita del Ferenbahce contro l'Eintracht. Rosario, ti posso stoppare un attimo così facciamo entrare Francesco Romano, perdonami, certo, il fondatore della pagina LBDV. Lo conosco. Ciao Francesco. Buonasera. Ciao, a tutti. Caro. Ciao Francesco. Ciao Gino. Ma com'è bella questa maglia che ti hai addosso? Hai visto? Ciao Francesco. Ti ho fatto. Ciao Luca, ciao bello. Ti ho fatto questo tono perché di solito non ho tantissime occasioni per indossarla, però almeno in live, visto che stasera sono con voi e sono con gli amici Rosario e Luca, che colgo l'occasione veramente per ringraziare, perché ci tenevo moltissimo insomma a questa live, ci tenevo che Rosario e Luca fossero con noi. Con Rosario ormai ci sentiamo quasi tutti i giorni, anzi tutti i giorni ci sentiamo, tutti i giorni, quindi ci tenevo tantissimo. So che abbiamo come redazione, come LBDV, abbiamo avuto anche degli attacchi da chi è più filo societario per aver ospitato Rosario e Luca. Francamente io sono sempre stato per la democrazia e per la libertà, sono stato educato a casa fin da piccolo per il pluralismo, sono stato educato per ascoltare le opinioni, le posizioni di tutti, non ho mai scelto diciamo una linea univoca in tutto ciò che ho fatto nella mia vita, e sono orgoglioso che le bombe di Vlad, che è la testata della quale insomma che ho fondato, ma poi ovviamente è fatta di tanti ragazzi che ci lavorano ogni giorno, segua questa linea e questa strada, anche perché, e poi mi taccio e ti lascio continuare, qui abbiamo due persone che sono due professionisti che hanno argomenti e hanno sostanza per poter portare avanti quelle che sono le loro tesi, e anche perché mi pare che la stampa mainstream, almeno nel 90% dei casi, abbia una posizione univoca. Quindi lasciateci pure un 10% di posizione antitetica, perché altrimenti sfociamo nel regime, e i regimi a me non piacciono. Vi lascio la parola. Proseguo? Vai Rosario. Vabbè, innanzitutto ringrazio Francesco per le sue parole molto condivisibili, molto sagge, perché noi stiamo assistendo purtroppo in questo periodo, e soprattutto la mia pagina e la mia persona, a degli attacchi che veramente fanno dimenticare che stiamo parlando di calcio alla fine, ragazzi. Cioè, io ho subito degli attacchi, le mie foto spiattellate ovunque online, minacce fatte a mezzo fake, illazioni delle peggiori. Cioè, io vado allo stadio da mezzo secolo, sono un comune tifoso come tanti altri, ma la mia prima partita allo stadio risale all'ultima giornata del campionato 70-71, insieme a mio padre, Napoli-Bologna 3-0, ho visto il Napoli di Vinicio, ho visto tanti Napoli, pago regolarmente il mio biglietto dalla stagione 79-80, biglietto abbonamento, sono rientrato negli ultimi mesi dello scorso anno, quindi fine 2021, dopo 6 anni di emigrazione a Londra, sono presente a tutte le partite, vado a tutte le trasferte, e leggere che il napoletano avrebbe questa posizione perché vuole i biglietti è è surreale. In ogni caso, diciamo, nonostante io non ami poi contenziosi
di natura giudiziaria, avvocati, giudici, perché stiamo comunque parlando di pallone. Io intanto sto screenshottando da giorni e sto girando tutto al mio avvocato. Nel caso, diciamo, e il mio avvocato a parere positivo, dovessero emergere degli elementi per i quali io potessi inoltrare una querela per diffamazione, tutto l'eventuale ricavato dell'azione giudiziaria sarà, con quel ricavato sarà istituito un fondo per l'acquisto dei biglietti per i bambini disabili allo stadio Maradona. Quindi, bravo Rosa, bravo. Non è, diciamo, una cosa a scopo di lucro. Io sto avvisando tutti in tutte queste dirette, non costringetemi a rovinarvi la vita. Posso dire una cosa su questa cosa che hai detto? Mi ricordo, è pallone, cioè se io ho un'opinione diversa della società, non siamo la Russia e l'Ucraina, non c'è la gente sotto le bombe, non sta morendo nessuno, sono opinioni e, come dire, è molto molto brutto che nonostante, come dicesse Francesco, la stampa mainstream è al 90% schierata a favore della società, voi non volete riconoscere nemmeno il diritto ad una minoranza di esprimere la propria opinione argomentandola, perché io sono una persona educata, cortese, argomento sempre nei miei post e nelle mie dirette le mie posizioni, quindi, come dire, imparate ad essere un po' più tolleranti, perché lo ribadisco per la quarta volta, è pallone, è un gioco, è calcio. Non stiamo parlando di una guerra. France, vai e perdono. No, volevo cogliere l'occasione per questo tuo discorso che io reputo altamente educativo, perché purtroppo oggi siamo nell'era dei social e anche noi, come nel nostro piccolo, visto che comunque comunichiamo attraverso i social, quindi i social sono lo strumento verso cui, diciamo, attraverso il quale arriviamo alla gente, si sta assistendo a un fenomeno che ormai, oserei dire, è diventato, diciamo, ha travalicato, ha trasceso i limiti del consentito. Le persone che scrivono sotto i post, sotto le dirette, sono ben accette, sono le benvenute, ma devono portare rispetto, perché noi abbiamo una faccia, abbiamo un nome e un cognome, ci esponiamo, diciamo quello che pensiamo, ci prendiamo le responsabilità di quello che diciamo. Ed è arrivato il momento che anche chi ci segue da casa e scrive sulla tastiera si prenda le responsabilità, perché non ne possiamo più di haters, non ne possiamo più di gente che si va a trincerare e a nascondere dietro dei falsi nickname, non ne possiamo più di gente che da casa offende la sensibilità, anche l'intelligenza e la, come dire, la statura umana delle persone, perché dietro di noi ci sono dei lavoratori, ci sono delle persone, ci sono delle, diciamo, delle famiglie che ogni giorno vivono onestamente. Quindi ognuno può partecipare, può condividere il suo pensiero nella maniera più libera possibile, però ci sono modi e modi, c'è una buona norma di educazione che va assolutamente seguita, perché altrimenti, come dice Rosario, si va per vie legali. E come voi sapete, anche noi come LBDV sulle vie legali siamo molto ferrati, visto che abbiamo non uno, ma veramente uno stuolo di avvocati dietro. Quindi stiamo attenti a quello che diciamo, e questo lo dico anche per quelli che su Twitter negli ultimi giorni mi stanno attaccando dietro a dei falsi, a dei falsi, diciamo, nickname. State attenti, perché vi veniamo ad acchiappare. Se posso finire su Kim rapidamente, esatto, vai. Allora, io prendo per buona l'opinione di Matteo ML98, un altro dei redattori comunque del Napoligno, il quale, come dicevo, è un ragazzo molto appassionato di campo, molto appassionato di tattica, e si è guardato comunque questa doppia sfida con l'Eintracht e lui ha tracciato un giudizio decisamente positivo nei confronti di questo ragazzo. Questo, diciamo, a supporto della tesi che avere comunque una posizione anche critica rispetto alle politiche societarie non vuol dire comunque poi essere pregiudizialmente contro, no? Perché di Kravascelia abbiamo parlato bene, di Kim stiamo parlando bene, attendiamo chiaramente la prova del campo, perché poi io dico attenzione,
quest'anno il Napoli comunque ha perso 3 titolari finora e mezzo. Ho notizia, diciamo, di un'altra partenza eccellente a breve, poi magari più tardi, insomma, il corso della puntata la affrontiamo. Stanno arrivando dei ragazzi che ci sembrano interessanti, ma ricordiamoci anche quanto tempo ci hanno messo i Mertens per diventare quello che poi sono diventati a Napoli, quanto tempo ci hanno messo i Koulibaly, per cui arriva questo ragazzo coreano, non conosce il campionato, non parla la lingua. Chiaramente noi ci auguriamo che sia una chissà due che entra in campo e dopo 5 minuti tu dici: ma da quanto tempo gioca in Serie A? Ok, ce lo auguriamo tutti, siamo tifosi del Napoli, però attenzione, perché questa è una città che già oggi in massa sta dicendo che siamo più forti dell'anno scorso, e poi al primo rovescio negativo, facendo, diciamo, corna e ogni rito scaramantico, improvvisamente quelli che oggi sono dipinti come campioni saranno brocchi. Un po' di equilibrio e un po' di attesa. Francesco, io volevo toccare un attimo con te con un argomento, perché Mu Sport Mediaset avrebbe dato una notizia dove, alquanto, cioè, nonostante il rispetto per le fonti che abbia Sport Mediaset, potrebbe risultare un po' improponibile, perché si parla di un Napoli interessato e che avrebbe contattato l'agente di Alexis Sanchez. Ah, guarda, Nicola, non è una notizia peregrina, nel senso che ci sta nel calciomercato, tu lo sai bene perché, insomma, ci lavori ogni giorno, ci sta che ci siano ogni giorno dei contatti con agenti, procuratori, intermediari che offrono i propri, diciamo, assistiti a svariate società. Quindi ci sta che il Napoli abbia avuto anche una chiacchierata con l'agente di Alexis Sanchez, il quale però, voglio ricordarlo, è depositario di un ingaggio piuttosto alto, ed il Napoli sta palesemente operando un taglio netto degli ingaggi. Quindi mi sembra un po' un paradosso, mi sembra una contraddizione in termini. Sentire il Napoli che cerca un Alexis Sanchez, o, come ho sentito giorni fa, addirittura Cristiano Ronaldo, mi fa pensare che gli operatori di mercato o gli operatori dell'informazione non abbiano ben presente quella che è la realtà, diciamo, che in questo momento avvolge la SSC Napoli. Napoli sta facendo una politica di spending review evidente, sta cercando di abbassare sensibilmente quelli che sono i costi fissi, che sono appunto gli stipendi dei calciatori, il costo del lavoro della società, per mettersi al riparo da eventuali fallimenti, diciamo, che ovviamente noi non ci auguriamo, quindi incrociamo le dita, sull'obiettivo dichiarato del club, che è sempre stato quello di entrare nella zona Champions. Quindi mi sembra un tantino difficile che un calciatore del genere possa lambire le sponde del golfo quest'estate. Poi tutto è possibile, quindi non diamo un 1% di possibilità per qualsiasi altra cosa. Io poi vorrei trattare con tutti quanti adesso un po' la situazione portiere, perché Meret si dice che abbia trovato l'accordo per il rinnovo, ma questo rinnovo non viene firmato, non c'è annuncio, non c'è niente. Sui social circolano delle immagini di Meret che viene visto dalla tifoseria a causa di alcuni suoi errori e di poca personalità, che non è accettato all'intera tifoseria. Io vorrei sapere, in primis da Luca, poi da Rosario, poi da Francesca, infine un parere da Gino sulla situazione portiere, se ci sono movimenti in entrata, i nomi, quello più probabile. Allora, mi permetto di parlare adesso solo perché mi è stata appena data la parola. Due cose al volo riguardo quanto detto fino ad ora. Uno, è stucchevole che ancora oggi, nella seconda metà del 2022, bisogna, voi che fate informazione, bisogna che vi scusiate o in un certo senso vi giustifichiate per aver invitato dei personaggi che hanno delle idee distorte rispetto a quelle che sono quelle del mainstream. Dopo aver sentito parlare Francesco, sono andato su Twitter e ho subito capito a cosa si stesse riferendo. Detto ciò, francamente, questo mi fa molto molto
ridere anche perché, voglio dire, credo che avere la capacità di lo spirito critico sia una delle basi dell'intelligenza. Detto ciò, vabbè, se ci dobbiamo tutti uniformare, francamente, sono contento. E della conoscenza, Luca, e della conoscenza, non solo dell'intelligenza. Assolutamente, assolutamente. Io, francamente, ho fatto i complimenti, ad esempio, alla società per il lavoro fatto con Kim. È stata impeccabile. Giuntoli è andato a prendere un ragazzo, lo dicevo prima, quando non c'erano ancora né Francesco né Rosario, che era praticamente sull'aereo in direzione Francia per andare a firmare con il Rennes, e tutto sommato anche alle cifre che aveva già deciso De Laurentiis dal principio, quando ha ceduto Koulibaly, ovvero 20 milioni massimo di ingaggio, di cartellino, 2 milioni e mezzo, 3 massimo di ingaggio, l'hanno chiuso a 2 e mezzo. Quindi ho fatto i complimenti alla società per questa trattativa. Poi è ovvio che su determinate situazioni non sono d'accordo. Punto primo. Punto secondo, dire che Alexis Sanchez possa essere in ottica Napoli è errato, e credo che i tifosi debbano essere istruiti al riguardo. Il Napoli è in un momento di spending review importante, e sicuramente non andrà a tesserare il calciatore più pagato della Serie A, perché ad oggi Alexis Sanchez risulta essere il calciatore più pagato della Serie A. Questo i nostri tifosi potrebbero capirlo in automatico, se per l'appunto non ci fosse quella parte di stampa assertiva che spinge sui sogni dei tifosi. Detto ciò, è ovvio che il procuratore, l'entourage di Sanchez, cerca una soluzione e lo ha proposto alla qualunque, anche al Napoli. Ma da qui a dire Sanchez al Napoli, secondo me, ci passa un bel po'. Chiudo con la questione portieri. Per il momento il Napoli non ha intenzione di cedere Meret, continua a proporgli il rinnovo dell'ingaggio. Da parte dell'entourage mi dicono che non c'è stato alcun tipo di problema, se non dei ritardi dovuti al fatto che il procuratore di Meret è stato a Toronto per la questione Bernardeschi e quant'altro, e quindi si doveva fare a Di Maro, ma si farà a Castel di Sandro. Poi sciocchezze mi dicono, sciocchezze vi dico. Ciò che vi posso dire è che ho raccolto un interesse importante da parte del Torino nei confronti di Alex Meret, ma ovviamente De Laurentiis spara alto, perché il Napoli, lo sappiamo, è bottega cara con porte però sempre aperte. Può andare via Meret se il Torino offre 20 milioni di euro a De Laurentiis, anche perché il presidente sa bene che il Torino ha fatto un bel incasso con Bremer, una bella plusvalenza, e quindi se lo possono permettere. Detto ciò, l'obiettivo del Napoli resta quello di trattenere Alex Meret e di prendere un vice di esperienza che non corrisponde ad un profilo tecnico, ma corrisponde ad un profilo economico. Si andrà a prendere un portiere che potrà arrivare in prestito gratuito, al massimo un prestito oneroso con diritto di riscatto, e qualora l'ingaggio dovesse essere fuori dal tetto ingaggi del Napoli, si andrebbe a chiedere anche da parte della società detentrice del cartellino del portiere una mano per quanto concerne lo stipendio del calciatore. La situazione è un po' simile a quella di Kim, perché anche per Kim lo sappiamo bene che il Napoli non cercava un profilo tecnico che potesse sostituire l'insostituibile Koulibaly, cercava un profilo economico che rispettasse determinati parametri. Ci sono riusciti anche in tempi discretamente brevi. Mi dicono dalla società che addirittura per inviare una mail e ricevere la risposta passavano 18 ore, causa fuso orario, causa traduzioni e quant'altro. Quindi l'hanno fatto bene, chapeau, ho fatto i complimenti. E questo, francamente, di questo ne vado fiero, perché identifica la mia onestà intellettuale, a differenza dei tanti disonesti, finti buoni, che si nascondono dietro qualche profilo Twitter o qualche paginetta, e magari poi li voglio rivedere quando a Napoli non ci sarà più Aurelio De Laurentiis. Voglio vedere per chi parteggeranno. Vabbè, per il nuovo padrone. È una domanda a cui c'è una risposta. Ah, chiaro, è chiaro, e dici benissimo, perché gente che non ha Luca, capacità. Luca, ti abbiamo perso il critica... video, però. No, sentiamo. No, l'ho staccato un attimo io, perché sto sistemando la telecamera. Dico, gente che non ha capacità critica, sicuramente è gente che è incline ad abbonarsi alle sviolinate al padrone, no? Però ragazzi, questi non hanno capito una cosa: Aurelio De Laurentiis è una persona estremamente furba, di tutti quelli che gli fanno da lecchini e piaggeria, ma due o tre sono riusciti a lavorare in orbita Napoli. Non so se ci rendiamo conto,
De Laurentiis non è l'ultimo arrivato, non è che gli fai due post, un articolo e lui ti chiama, ah, grazie, grazie, no, assolutamente no. Cioè, lui è il primo che questa tipologia di gente con la spina dorsale piegata non la vuole, quindi... Scusami Luca, De Laurentiis licenzia, non assume. E quindi? No, dico, cioè, De Laurentiis ha licenziato quasi tutti, cioè non ha mai assunto nessuno, senso per dire che è difficile avere qualcosa da De Laurentiis. No, ma io dico, guarda, io ho fatto questa cosa che ti dici. Io ho fatto una battuta proprio sotto un post di Rosario, di un paio di domeniche fa, quando il Napoli ha fatto la seconda amichevole in quel di Di Maro, e c'era un po' di gente che criticava uno dei giornalisti della radio ufficiale. Io francamente ho scritto una cosa sotto il post di Rosario, visto che Rosario non aveva assolutamente parlato di nessuno da parte della radio ufficiale. Io ho detto, ragazzi, voi criticate tanto Carlo Alvino, ma almeno Carlo Alvino ad oggi è ritornato a fare le telecronache del Napoli, lavora nella radio ufficiale, quantomeno un gettone, un biscotto lo mangia, a differenza di tutti gli altri che invece rosicano solo. Eh sì, e purtroppo, diciamo, ormai non si riesce a parlare di pallone a Napoli senza questo condimento molto grande di veleni, no? Diciamo, secondo me tutto questo è surreale, lo ripeto, perché ci si dimentica che stiamo parlando comunque di un gioco, ci si dimentica che stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe essere comunque al di là del rapporto enormemente passionale che noi intratteniamo col club, con la storia del club, con la squadra, dovrebbe essere sostanzialmente un intrattenimento. Però purtroppo, ragazzi, questo è una conseguenza comunque dei social. Noi purtroppo abbiamo visto per tragedie bambini morti, no? Diciamo, l'onda d'odio purtroppo non si ferma davanti a nulla, quindi figuriamoci se si ferma davanti al pallone. Allora, ho visto anche, tornando alla domanda sul portiere, ho visto anche io tantissimi commenti negativi, perché purtroppo Alex Meret, diciamo, è incappato di nuovo in un infortunio, si è impappinato con il pallone tra i piedi. Ragazzi, io, diciamo, prima di ragionare su quale dovrebbe essere il portiere, credo che sarebbe un errore molto grande da parte del club e da parte dello stesso Meret quello di iniziare la stagione da titolare nel Napoli. Non mi sembra che abbia la serenità giusta per affrontare questa prova. È vero, è un allenamento, tutto quello che vogliamo, però il ragazzo non è sicuro di sé, non trasmette sicurezza al reparto, quindi il mio auspicio è che Napoli riesca a cederlo. Nomi, io non ho notizie dirette sui nomi, quelli che leggo, diciamo, che vanno da l'usato sicuro Sirigu, che secondo me rischia seriamente poi di venire a Napoli e giocare titolare se l'alternativa è Meret, e poi leggo i nomi stellari, no? Ikepa, leggo i Navas. Allora, io Kepa lo conosco abbastanza bene, avendolo visto giocare al Chelsea. Kepa chiaramente ha un ingaggio inavvicinabile per il Napoli. Ricordo che un giocatore pagato 70 milioni di sterline, il portiere più pagato nella storia del calcio, per cui diciamo un patrimonio sul quale il Chelsea è in qualche modo costretto ancora a credere, per quanto chiaramente il margine operativo di manovra dei club inglesi lo abbiamo visto con Lukaku, no? Lo ricompri a cifre esorbitanti e poi lo ripresti all'Inter un anno dopo, perché Lukaku non ha mai fatto la differenza. Anche Kepa viene comunque da pochissime partite disputate col Chelsea, e l'altro, no? Keylor Navas, che sono due profili che metterebbero immediatamente in secondo piano comunque la presenza di Alex Meret. Se Luca ha delle notizie di prima mano, diciamo, come ascoltando il suo intervento prima, mi immagino che siano più boutade che si raccontano piuttosto che piste concrete, perché chiaramente se viene Kepa gioca Kepa, perché il Chelsea te lo manda magari in una compensazione
anche nell'affare Coulibaly, non dimentichiamo Sarri, non dimentichiamo Jorginho, anche se era comunque la vecchia società, ma esistono comunque rapporti in qualche modo intessuti fra i due club. Il Chelsea ti manda Kepa e Navas è la stessa cosa, cioè parliamo che i loro club originari devono comunque accollarsi una percentuale molto alta del loro ingaggio attuale, perché altrimenti andiamo fuori legge. Se venisse Navas io lo leggerei come un segnale da interpretare in una dinamica più globale, in una dinamica anche che riguarda societaria qui ad un anno, altrimenti non vedo possibilità, a meno che non ci mandano questi portieri e i loro club attuali gli pagano l'80% dell'ingaggio, perché altrimenti siamo fuori range per il Napoli, secondo me. No, volevo aggiungere solo che stamattina Bargigia da noi in radio ha lanciato il nome di Mignolet. Pare che il Napoli sia sulle tracce del belga che attualmente gioca al Bruges, se non vado errato, e che potrebbe essere quel famoso profilo che corrisponde a calciatore per il quale si può arrivare, al quale si può arrivare con un prestito, con diritto di riscatto, e che nel momento in cui viene al Napoli si gioca il posto da titolare, ragazzi. C'è poco da fare, purtroppo Spalletti continua a pretendere quell'impostazione di gioco, non gli possiamo dire nulla, di conseguenza purtroppo l'errore per Meret a livello percentuale probabilistico aumenta, perché lui non ha questa caratteristica, non ha nei suoi fondamentali il saper giocare con i piedi, e credo che un errore come quello fatto oggi in allenamento, purtroppo può succedere anche in campionato, dovesse accadere in campionato, poi Spalletti cosa fa? Lo mette in panchina di nuovo come ha fatto dopo Empoli, che non gli ha fatto più vedere il campo? Se avesse voluto recuperare Spalletti una volta che perdi a Empoli e hai oramai abbandonato il sogno scudetto, dici ok Alex, adesso stai rilassato, gioca di queste ultime 5 partite, poi l'anno prossimo se ne riparla. Invece lui l'ha bocciato e l'ha stroncato. Però Luca, io ho l'impressione che noi ci ritroviamo qui praticamente a quanto manca al campionato? 24 giorni, 25 giorni. A 25 giorni dalla prima giornata di campionato, a ragionare, a fare dei ragionamenti, delle riflessioni che secondo me sottintendono un bug di programmazione da parte del Napoli. Cioè, non è possibile che Spalletti, il tuo allenatore, quindi la tua guida tecnica, che si è espresso in maniera, direi, piuttosto chiara, pacifica, la palissiana, anche non pur non facendo nomi e cognomi, quando nella famosa intervista a Sky lui dice quelle cose, ti sta tratteggiando un profilo. Ora, tu Giuntoli, tu staff tecnico del Napoli, avrai parlato in camera caritatis con Spalletti, avrai raccolto i suoi desiderata, avrai raccolto la sua opinione. E com'è possibile? Dov'è, diciamo, il cortocircuito nella scelta da parte del Napoli di puntare su un calciatore che il tuo allenatore praticamente sta dicendo che per lui non giocherebbe mai? Perché posso praticamente risponderti con una provocazione, Francesco? Certo. Ma perché Spalletti non era quello che si doveva incatenare nel caso in cui avessero voluto cedere Coulibaly? Spalletti non puntava forte su Ospina, Spalletti non puntava forte su... No, vabbè, sono questi i nomi, voglio dire. Però sta giocando, però scusami, sta giocando col nostro destino, sta giocando col destino del Napoli. Cioè, tu sei l'allenatore, quindi tu dovresti essere nella tua figura, proprio per antonomasia, geneticamente parlando, quello, il garante delle fortune o delle sfortune della squadra che stai allenando. Ora, se tu, diciamo, parti da un presupposto farlocco come questo, che cosa ci possiamo aspettare di positivo da questa stagione? Io adesso sto parlando da tifoso, badate bene, non sto parlando né da diciamo operatore dell'informazione sto parlando da tifoso. Cioè, io sono seriamente preoccupato, perché nel momento in cui tu allenatore non, diciamo,
metti dei puntini, non fissi dei paletti con la tua società, e a sua volta la tua società va sulla sua, diciamo, va per la sua tangente, cioè quella di far di valorizzare un investimento fatto, perché Meretto l'hai pagato 25 milioni, ricordiamolo, e stai dicendo che stai mettendo in secondo ordine, in secondo piano, quelle che sono le fortune tecniche della squadra a vantaggio di un discorso prettamente economico. Francesco, ma qual è il peso specifico di Luciano Spalletti? Ricordiamo ai nostri tifosi che Spalletti è in scadenza, a giugno scade. No, ma non si parla ancora minimamente di rinnovo contrattuale. No, ma secondo me Spalletti sta facendo la stessa cosa che disse De Filippo, ha da passare un tanto. Ecco. Cioè, però secondo me già Cino, però, è convinto che va via, perché Cino, cioè, ti posso dire col fondoschiena nostro, però lo sta facendo. Lo so, ma io parlo, allora io faccio una premessa, io parlo da tifoso e da imprenditore, perché non sono un addetto ai lavori, l'unica cosa che vedo da 50 anni il calcio, Rosario ha detto che lui ha visto nel 70, mi sembra che ha debuttato allo Stadio San Paolo, all'epoca io ho debuttato nel 74, Napoli Ternana 7-1, e da allora sono sempre stato allo Stadio. Trasferte ne ha già fatta a Gogù, diciamo di calcio un poco anzi non di calcio, o pallone, perché a noi ci piace un pallone. A parlare di calcio a me oggi mi fa quasi senso, perché per noi un pallone è nata storia. Allora io sono convinto che ormai Spalletti parla, ma poi alla fine ormai è come se fosse già tutto deciso, nel senso che secondo me lui già sta pensando dove andare l'anno prossimo, perché facendo una conferenza stampa e dicendo che per lui era importante Ospina, per lui era importante Koulibaly, per lui disse addirittura che era importante Mertens, alla fine non ci sono nessuno tutti e tre, cioè nemmeno uno ce l'hanno rimasto, capito? Poi alla fine non lo so, diciamo che allora io faccio ancora un'altra premessa: a me quello che mi fa schifo oggi da tifoso è vedere questo odio che c'è fra noi tifosi napoletani, è la cosa che io veramente non sopporto e non riesco a capire, perché da 50 anni che vedo il calcio non ho mai visto questa qua non puoi dire niente, addirittura a me mi hanno attaccato sui social, perché praticamente io sono stato a Di Maro, cioè sono stato attaccato perché sono stato a Di Maro, cioè hai capito? Cioè, ormai non è che sono bravi quelli che sono pro De Laurentiis oppure sono bravi quelli contro, cioè ormai tu appena fai una cosa o dici che ha fatto bene per la campagna abbonamento, vieni attaccato, oppure ti trovano a Di Maro perché sei a Di Maro, oppure al contrario, se tu dici che De Laurentiis non è un imprenditore, ma come penso che è un amministratore, ti attaccano, perché dicono quando mai è un grande imprenditore. No, io penso che è un grande amministratore. Non Gino, ma sai qual è, bravo, ma Gino, sai qual è il problema? È un gestore, sì. Allora pensa una cosa, Francesco. Io ho aspettato con ansia la campagna abbonamenti, addirittura Di Maro ho chiesto a Dedo quando cominciasse la campagna abbonamenti, e lui mi ha risposto facciamo un grande colpo e poi facciamo la campagna abbonamenti. Poi alla fine non c'è stato. È da Di Maro che sta parlando di questo grande colpo. Sì, la campagna abbonamenti finalmente è partita, e devo dire la verità, dopo 18 anni sembra una campagna abbonamenti fatta bene. E ti dico la verità, sono stato, anzi mio figlio è stato il primo ad abbonarsi, perché ho fatto la finalmente sto pagando qualcosa in meno per mio figlio, che ha 14 anni, che fino adesso ho sempre pagato o l'abbonamento o il biglietto per lui. Scusami Gino, Rosario, puoi dire quella cosa riguardo i biglietti al di sotto dei 14 anni? Certo. Perché qua stiamo perdendo veramente il senso e la ragione. Allora ragazzi, è una cosa che purtroppo anche tanti tifosi del Napoli non sanno. Allora, c'è una legge dello Stato, in un post di questi giorni ho riportato esattamente, diciamo, la sua denominazione, l'anno, eccetera, eccetera, che obbliga i club calcistici a erogare almeno il 50% per almeno il 50% delle partite
i biglietti gratis per i ragazzi fino a 14 anni. Allora, il Napoli è una legge dello Stato che dice che praticamente se un impianto sportivo supera i 7.000 posti, è obbligato a dare o il 50% di sconto agli under 14 o una partita, cioè una partita sì, una partita no, grazie. Almeno la media del 50%. Allora, il Napoli ha fatto, credo sia l'unico club di Serie A che ha fatto ricorso una prima volta e ha perso, ha fatto ricorso una seconda volta in Cassazione definitivo e ha perso, dopodiché si è dovuto uniformare. Non c'è però ancora oggi una comunicazione molto diffusa e anche l'abbonamento, diciamo, fatto ai ragazzi sotto i 14 anni, che mi sembra costi 97 euro, in realtà è un abbonamento che si acquista 152 quanto? 152 è un abbonamento che si acquista per un pacchetto di partite di cui la metà dovrebbero essere, sono già comunque gratuite fino a 14 anni. Cioè, no, aspetta, ha fatto l'abbonamento, allora l'ho fatta io l'abbonamento a mio figlio. Allora, infatti la cosa che poi non sono riuscito a capire, perché ho dovuto portare lo stato di famiglia, perché praticamente mio figlio deve essere devo portare un under 14 per forza di famiglia, cioè questa cosa non l'ho capita, infatti, perché se voglio portare mio nipote di 12 anni non lo posso portare, capito? E questa è la cosa. Sì, ma il principio, ragazzi, è che il Napoli dicendo un'altra cosa, spero che provo a spiegarmi meglio. Allora, il Napoli disputa 19 gare interne, ok? C'è un abbonamento emesso per 19 gare interne. Ora, per 10 di queste gare, perché 9 non raggiunge il limite legale di almeno il 50%, 10 di queste gare sono gratis per gli under 14, a patto che siano accompagnati da un adulto, non necessariamente lo stato di famiglia, un adulto in possesso di biglietto. Quindi, quando il Napoli vende un abbonamento agli under 14, sta vendendo un abbonamento per 19 partite, di cui 10 sono però già gratis. No, aspetta, Osario, no, ti fa pagare l'abbonamento al 50%. È come se tu... Allora, l'abbonamento... Gino, forse non mi spiego. Allora, fai finta che non te lo fai proprio l'abbonamento, ok? Allora, compri il biglietto per le partite... Poi vuoi portarti tuo figlio con te allo stadio. Okay. Napoli indica ad inizio stagione un numero di partite predefinito, ovvero 10 partite, dove tu potrai portare tuo figlio gratis se tu acquisti il biglietto. Okay. Quindi, di fatto, quando tu compri un abbonamento ad un ragazzino di 13 anni, di fatto stai comprando un abbonamento per 9 partite, perché 10 partite sono già gratis per legge. Sì, però tu l'hai fatto pagare il 50%. Forse non hai capito il problema. Hai pagato il giusto. Cioè, il Napoli non ha fatto nulla, perché per legge il Napoli, nelle 19 partite che tu hai pagato al 50%, quelle, metà di quelle partite non avresti dovuto comunque pagarle. Cioè, non facciamo la comunicazione. Aspetta, scusa. Ma non dobbiamo far passare, ragazzi, il messaggio, ragazzi, che il Napoli abbia fatto qualcosa per i ragazzi. Questa è matematica. Allora, se io facciamo conto che io non faccio l'abbonamento a mio figlio e facciamo conto che il prezzo del biglietto costa 20 euro, va bene? Allora, io su 19 partite pago soltanto 9 partite o 10 e sono 200 euro, ok? Le altre 9 non le pago. L'abbonamento mi costa 200 euro. E quindi ti ha regalato qualcosa, De Laurentiis? No, ha fatto qualcosa per tuo figlio? Allora, ragazzi, aspetta. Non è questione di regalare o non regalare. C'è una legge che dice che tu per gli under 14 o fai pagare il 50% dei biglietti, del biglietto, o metà partite non paghi. Perciò lui si è comportato come la legge oggi, non prima, perché io prima appunto questo non deve passare come la benevolenza del padrone, perché non ha fatto assolutamente nulla, si è attenuto agli obblighi di legge. Allora, Luca, si è attenuto. Io peccato che non ho tutti i biglietti vecchi e gli abbonamenti vecchi di mio figlio, perché mio figlio dopo i 5 anni, ce n'ha 14, io per 9 anni ho pagato per intero a mio figlio.
puoi chiedere il rimborso. Lo so, però non tengo più niente. Perché ci sono utenti Io per 9 anni ho fatto biglietto intero, sia campionato, sia champion, sia Europa League, perché mio figlio da quando aveva 3 anni e mezzo viene allo stadio con me sistematicamente. Lo sapete? Allora, Gino è DL 8 febbraio 2007 numero 8, convertito con modificazione nella legge 4 aprile 2017 numero 41. Questo provvedimento di legge ti dice che tu comunque potevi portare tuo figlio con te per almeno il 50% delle partite gratis. Ci sono degli utenti, delle persone che hanno pagato biglietti, abbonamento, che hanno fatto causa al Napoli e il Napoli è stato condannato al risarcimento nell'ambito del procedimento giudiziario. Quello che io e Luca stiamo provando a dire è che il Napoli, 150 euro questo abbonamento under 14, sta applicando questi 150 euro sulle 9 partite restanti, perché 10 sono già gratis per lei. Rosa, no, e non ci troviamo. Come no? No, e come no? Scusami. No, perché allora, Rosa, scusa, se tu fai le 10 partite. Poi dico no, però è contro ADL, ragazzi, ma ce ne andiamo conto. No, ma poi ci facciamo prendere in giro. Da una persona che palesemente ci prende in giro e siamo pure contenti. No, io su questa cosa, con o senza questo abbonamento, avresti sempre e comunque dovuto pagare solo 9 partite su 19. Ho capito, però le altre 10. E questo è il messaggio che si deve dare. Luca, ma scusa, ma se le altre 10 io porto mio figlio, la già papà per il biglietto intero. Spendi sempre gli stessi soldi, forse stesso abbonamento non ti ha fatto nulla, non è venuto nulla in contro. Ma non stiamo dicendo che lui bello e buono ha regalato, questo non regala niente a nessuno, però stiamo dicendo che finalmente ha fatto come le fanno le altre società con i ridotti ai bambini under 14, perché le altre società, ma non è finalmente, noi dobbiamo dire, ma cosa diamine ha fatto fino ad oggi che ha fatto pagare tutte le partite ai minori di 14 anni violando la legge, ma ci rendiamo conto, ragazzi. Io sono d'accordo, Luca, con te, sono d'accordissimo, però oggi dopo 18 anni ha avuto la reminiscenza, Gino ha dovuto, perché ha perso l'ultimo grado di giudizio e quindi ha dovuto riconoscere in maniera coattiva, coercitiva, il diritto dei ragazzini fino a 14 anni andare là. Però voglio dire, moralmente, no, mo dimentichiamoci un attimo la legge, moralmente, che tu fai ricorso per i bambini bambini fino a 14 anni allo stadio, è veramente una cosa, cioè voglio dire, davvero secondo me brutta, una delle tante cose brutte nei confronti della piazza, che non mi possono dire che io voglio criticare a prescindere, ma io non credo proprio che sia una critica a prescindere, perché stiamo parlando di un club che fa ricorso contro una legge dello Stato impedendo per alcuni anni ai bambini di entrare gratis per la metà delle partite. Infatti abbiamo visto col Genoa, c'era lo stadio pieno di bambini. Quindi io dalla mia pagina quest'anno, una volta che sarà pubblicata la lista delle partite in cui sarà applicato questo 50%, lo ricorderò giornata per giornata, perché non lo fa il Napoli, lo farò io. No, perché... ma è giusto, perché quando l'anno scorso la società Calcio Napoli ha dato la lista, l'ha dato una sola volta e basta, e poi ogni partita diceva che non c'erano sconti anche quando c'erano le partite under 14 che erano gratis per i ragazzi. Non lo diceva, non c'era scontistica. Non mi ricordo proprio la frase, è giusta. Però allora, il Napoli dovrebbe per legge dire, quando aggiunge la dicitura non è prevista scontistica, bla bla bla, dovrebbe poi, nelle partite in cui invece c'è lo sconto under 14, dovrebbe precisare che esiste poi questo sconto per i ragazzi fino a 14 anni. Il Napoli sai che fa? Pubblica all'inizio della stagione la lista delle partite, è un obbligo di legge, la seppellisce sul sito e
non, praticamente diventa molto difficile, perché poi anche sui siti che seguono quotidianamente il Napoli è un'informazione che non sempre trapela. Sarà mio, come dire, no, impegno e dovere quello di informare prima di ogni partita che c'è questo sconto. Rosato, possiamo dire l'unico che l'ha, l'unico che l'ha fatto ogni volta che c'era la partita gratis è il nostro amico Maurizio Zaccu. Possiamo dire una cosa, Gino Rosario? Allora, a prescindere da questo punto, che credo che sia un punto degno di nota, e bene fai tu sul Napoligno a fare anche un'attività di informazione, perché un'attività di informazione che dovrebbe fare la società è che la società non fa. Ma in generale possiamo dire che il Napoli ha sempre difettato in quanto a diciamo politiche e strategie di fidelizzazione del proprio pubblico, della propria tifoseria? Perché se io vivo in una città per lavoro, quindi non per scelta, dove c'è una squadra in questo momento, la Roma, che sta tra l'altro presentando Paolo Dybala proprio mentre noi stiamo parlando, con un evento di comunicazione straordinario. Francesco, aggiungo un dato a quello che stai dicendo. In 8 minuti il video pubblicato dalla Roma aveva fatto 1.800.000 visualizzazioni. Mi zittisco, non parlo più. Dove, Instagram? Sì, no, su Twitter. Ma pensate la eco mediatica che questo evento a livello proprio di comunicazione e di marketing sta avendo per la S Roma. E dicevo, c'è una società come la Roma che sta coccolando i propri tifosi. Da quando i Friedkin hanno preso il controllo e la proprietà della società, i tifosi della Roma si sentono, dopo che hanno combattuto per anni per cacciare via Pallotta, come sapete, anche a Roma c'erano stati dei momenti turbolenti, chiamiamoli così, finalmente hanno raggiunto la pace dei sensi, finalmente si sentono apprezzati. E ricordiamo tutte le attività che la Roma ha fatto l'anno scorso: hanno portato la coppa a casa del tifoso più anziano, che può sembrare una boiata, può sembrare una cavolata, ma non è una cavolata, perché sono proprio queste cose che fanno del tifoso, diciamo così, un appassionato, e coltivano, e aiutano a coltivare una passione. Oppure, per esempio, regalare per la finale di Conference il biglietto a chi era stato in Norvegia, a quei, non mi ricordo se erano 37 o 40 tifosi della Roma che si sono sobbarcati un viaggio così, così diciamo, difficile. Insomma, sono piccole attenzioni che, diciamo così, hanno riavvicinato il pubblico alla S Roma. Quindi guardare queste realtà e poi sentire che si vada a speculare sull'ingresso gratuito o meno di un bambino, insomma, di un minore, fa veramente specie. E io credo che dobbiamo riconoscerlo con grande onestà intellettuale, con grande lucidità a tutti, perché poi guardate che se non si vanno a coltivare le giovani, diciamo i giovani, le nuove generazioni, fra 20 anni chi seguirà più il Napoli? Quando noi saremo diventati vecchi, potremo trasmettere ai nostri figli, per carità, nel nostro piccolo, però ci vuole una società che sia in grado di mettere in pratica delle politiche di fidelizzazione, perché poi è interesse delle società farlo, perché ricordiamo che queste politiche di fidelizzazione non vengono fatte perché non è che i Friedkin siano buoni, bravi, belli, con gli occhi azzurri, ma lo fanno perché hanno un ritorno economico. Quindi un De Laurentiis, che da più parti viene definito come uno furbo, uno che diciamo per la vile moneta farebbe di tutto, non è manco tanto furbo come insomma molti dicono, perché sarebbe veramente Francesco, scusa se ti interrompo, comunque essere furbo non è una bella cosa. No, ma furbo lo dicevo in un'accezione positiva, non lo dicevo in un'accezione. Anche a me la furbizia non piace. Però
capisci che dico, Gino? Un abile imprenditore, uno che guarda avanti con lungimiranza, che guarda forse non hai capito, ma non è un imprenditore. Io ritorno a ripetere, su questa cosa mi appiccino con tutti quanti, non è un imprenditore, perché l'imprenditore c'ha il rischio di impresa, lui non c'ha il rischio di impresa. Ma qui non è nemmeno questo. Io imprenditore che ogni volta che devo mettere un capo nuovo, un articolo nuovo, io in quel momento sto facendo rischio di impresa, perché può andare male e può andare bene. Lui invece no, lui amministra, basta. Lui è un ottimo amministratore. Io e Rosario ci siamo incontrati piacevolmente alla presentazione del libro di Roberto Nesta, ok? E io in quell'occasione parlavo di un'altra introito che c'ha il presidente, e dicevo, e allora, siccome io sono uno che spesso va di mare, a me mi piace assai andare a di mare, io non so tu, Francesco, che abita a Roma, se hai mai mangiato lo steccolecco, il gelato che fa De Laurentiis? L'hai mai mangiato? L'hai mai visto venduto a Roma? Mai. Ok, ma questo si è comprato questa fabbrica di steccolecco, ok? Io l'ho mangiato soltanto a Di Maro, ma io quest'anno c'ho già 30 euro, perché a me piace tantissimo, cioè, questo può essere una cavolata, però voglio far capire il personaggio, secondo me. Allora, questo compra questa azienda di gelato, ma tu, un gelato a me che piace, a Di Maro tutti quanti si accattavano su steccolecco, una bella confezione, ha fatto gusti nuovi, lo dico io. Ma tu tieni questa azienda di gelato, ma perché li vendi soltanto a Di Maro, oppure li vendi nel parco del cinema a Roma? Cioè, io imprenditore che compro un'azienda di gelato, io la già minimo li devo vendere per tutta Roma, per tutta Napoli e per tutta l'Italia. O da schiere dopo sto pensando anche di mandarle all'estero. Allora dico io, perché questo si ferma? Perché io mi sono fatto una piccola idea mia. Lui col minimo vuole guadagnare, cioè senza spendere molto, vuole fare quel piccolo guadagno, piccolo margine, per quel margine, piccolo margine che di questo. Come la stessa cosa, perché lui ha detto la Roma, l'ufficio marketing è della Roma, c'ha 60 dipendenti, lo so, l'ufficio marketing del Napoli ce n'ha due, anzi uno e mezzo. Gino, capito? Lo sai quanti dipendenti c'ha in tutto il Napoli? L'hanno calcolato su LinkedIn, dipendenti a tutti i livelli, 157. La Juve c'ha 1326 dipendenti, il Milan 958 dipendenti, la Roma Rosario, però attento, 7 dipendenti. Lo so, attento che i dati Cerved, ho detto LinkedIn, okay. Sono stato preciso, no, nel dichiarare la fonte, hai riportato la fonte. Ma io ti so dire va a finire che poi qualcuno scrive a Rosario, gli dice: tu sei contro il presidente, stai dicendo che lui assume la gente a nero, perché dal Cerved risultano 120 dipendenti nella SSC Napoli. Vabbè, qua sono LinkedIn 100... arriviamo a 157. Sono anche di c'è più, una discrepanza, sta. Diciamo, quindi qualcuno ti accuserà che tu a tua volta hai accusato della LinkedIn. Andiamo avanti, era una battuta. Ragazzi, posso aggiungere una cosa? Certo, quello che diceva Francesco. Allora, io conosco molto bene il calcio inglese, conosco tutti gli stadi di Londra, tutti, avendoci lavorato per 6 anni, con l'eccezione del Watford e del Millwall. Il resto ho lavorato ovunque, persino al Sutton United FC, che adesso è in League 2 e all'epoca invece era in National League, che è la quinta serie del calcio britannico. La Premier League è il campionato più ricco del mondo. È calcio business, punto. Cioè, non c'è il presidente tifoso, c'è soltanto fare soldi. Però tutti i club fanno soldi su che cosa? Sottolineando, esattamente come sta facendo la Roma, la passione, il legame con la storia del club, il legame con il territorio, perché così si fanno i soldi nel calcio. C'è il pallone, non è il chilo di pane che domani lo devo comprare per forza. Il pallone è un bene non essenziale. È un bene emozionale. Rosario, tu me lo puoi dire tu esattamente. Lo sa, è vero che in Inghilterra al fine settimana ci sono soltanto 3 partite in diretta, il resto devi andare allo stadio a vedere la partita. Sono arrivati alla metà.
adesso, sono arrivati alla metà, perché anche lì vogliono gli stadi pieni. Sì, però considera G che la Premier incassa oltre 5 miliardi di sterline di diritti televisivi. Solo con i diritti televisivi all'estero incassa di più di tutti i diritti televisivi italiani messi insieme. Solo l'estero, ok? Perché noi siamo sotto il miliardo di euro, la Premier all'estero incassa più di un miliardo di sterline. Quindi abbiamo un rapporto, facendo poi anche il cambio, sono circa 5 miliardi e 600 milioni, abbiamo un rapporto di oltre 5 volte e mezza superiore. Ok, noi trasmettiamo tutte le partite, la Premier ne trasmette la metà. Prima ne trasmetteva fino al 44%. Ok? Ma ti faccio un esempio. Vai a vedere il West Ham, ok? Stadio da 60.000, tra l'altro proprio oggi, in questo momento, il West Ham è molto rilevante per vicende che riguardano il Napoli, secondo delle informazioni in mio possesso. 60.000 posti, perché è uno dei pochi stadi non di proprietà del club, è l'ex stadio delle Olimpiadi. Hanno montato, no, delle tribune mobili che coprono la pista d'atletica, quindi lo stadio arriva fino al ridosso del campo. Lungo tutti i muri dello stadio ci sono frasi di tifosi comuni, una in particolare mi è rimasta molto impressa, una signora che racconta: il West Ham è la squadra di Londra Est, East London, dove c'era il porto di Londra, quindi una squadra molto popolare. Questa signora racconta la finale dei mondiali del 66 vista in TV, perché era impossibile trovare i biglietti a Wembley, e c'eravamo in 100 tutti accalcati vicino a questo piccolo televisore in bianco e nero, finale 1966, tutti accalcati questo televisore, perché soprattutto al di là dell'Inghilterra giocavano tre assi del West Ham, comunque quella squadra, tra cui il capitano dell'Inghilterra. Allora, che cosa voglio dire? Che per quale ragione il West Ham mette questa storia sui muri dello stadio che utilizza? Perché deve sottolineare il legame con la sua comunità di riferimento, deve fare soldi sulla passione di questa comunità di riferimento. Tutti i club inglesi sono così. Il club inglese ti dice: tu sei importante, football is for the fans, senza di te il calcio non esiste. Anche se mentono, tutta la narrazione costruita dai club inglesi è tutta basata sulla passione, perché la passione monetizza. Perdonatemi, sono un attimo. La passione monetizza. Il Tottenham, di fianco allo stadio, ha costruito impianti sportivi gratuiti per il quartiere, con tanto di cartello: scusate i disagi che avete sofferto durante la costruzione dello stadio, questo è quello che ci sentiamo di fare, il minimo che dobbiamo alla nostra comunità. Il calcio più ricco del mondo. Mica sto parlando delle squadre di calcio popolare o dell'azionariato popolare, no. Il vero imprenditore che fa calcio fa questo. Non a caso la Roma è a proprietà americana e stanno applicando la stessa identica filosofia di management applicata nel calcio inglese. Ecco perché a Roma 40.000 abbonamenti, a parte che l'abbonamento c'era pure l'anno scorso, a parte che è stato lanciato un tempo immemore fa. E intanto vedi, Rosà, stiamo vedendo la foto del Colosseo quadrato illuminato di giallo-rosso, anche se non so se si può cliccare più. Ne ho viste, ho visto anche io su Instagram, ragazzi, ma voi immaginate che Paolo Dybala c'ha 47 milioni e mezzo di followers su Instagram, il Napoli ne ha 3 milioni. Cioè, ci rendiamo conto che certe operazioni rendono anche il club più noto a livello internazionale? Ed è per questo che appoggio quando Gino dice che lui non è un imprenditore, perché lui non si è assunto il rischio di impresa di prendere Dybala, aprendosi di fatto le porte al mercato argentino, perché il mercato argentino del Napoli si ferma al ricordo di Maradona e basta, finisce lì.
Ma se tu prendi Paolo Dybala oggi, rilanci quel senso, quell'emozione, la vendita emozionale. Noi nelle palestre portiamo a fare il giro al cliente al tour quando viene a vedere la palestra. Non gli parliamo delle promozioni, perché gli dobbiamo fare la vendita emozionale, perché lui si immaginerà su quella panca che hai solo tu, su quel muro dove hai fatto quell'orpello che hai solo tu, e quella è la vendita emozionale. Lui non ci arriva a questo, quindi lui non è per niente un imprenditore, ragazzi. Ma io infatti, quello che dicevo, il fatto del secco lecco, lui si ferma, cioè a differenza che la Roma ha 60 dipendenti per il marketing, lui ce ne ha due, uno e mezzo, perché praticamente lui dice: io pago poco per guadagnare un tot che a me mi sta bene. Questo è il discorso. Come la stessa cosa, allora praticamente il Napoli è gestito uguale come se vendesse gelati, è la stessa cosa. Cioè, allora, nella CDA della Roma c'è uno dei componenti del CDA e fa parte del CDA del Boston Celtic. Ma che stiamo parlando? Vabbè, poi parliamo dell'organigramma della Roma. Io ho la fortuna anche di conoscere, diciamo, di nome e di vista molti dirigenti che comunque stanno nell'organigramma della Roma. La struttura societaria della Roma è una struttura di un'azienda vera, cioè c'è una ramificazione, c'è una struttura, diciamo così, organizzativa di livello internazionale. Ci sono nomi di professionisti che sono laureati alla Sorbona a Parigi, cioè voglio dire, non è che è una cosa improvvisata. No, ma poi poi lui si è lamentato quando ha detto però ha fatto la Roma, ha fatto 40.000 abbonamenti. Ma come l'ha fatto 40.000 abbonamenti? Cioè, la Roma ha fatto 40.000 abbonamenti perché ha saputo operare delle politiche, diciamo, sui tifosi di un certo tipo, e soprattutto li ha coccolati e li ha, tra virgolette, ingolositi, per usare un termine tanto caro al presidente, attraverso appunto delle attività, delle promozioni, anche sul ticketing, perché ovviamente i biglietti allo stadio hanno il loro ruolo, la loro parte. Quindi voglio dire, il Napoli dovrebbe essere gestito in maniera imprenditoriale. Anche perché vogliamo dire, scusami se ti interrompo, i prezzi di Roma Shakhtar all'Olimpico, perché poi era come dicevi tu. Era quello che ti dicevo. In curva, 5 euro per gli abbonati, 10 euro per tutti gli altri. Noi paghiamo 30 euro le curve a Castel di Sangro. Per Napoli Adana... 5 euro, ok? Roma Shakhtar Donetsk, 5 euro in curva per gli abbonati. 50.000 biglietti venduti. Così come costava la semifinale di Coppa, di Conference Cup in curva, 5 euro per gli abbonati, uguale. Solo che purtroppo a Napoli, per esempio, noi adesso stiamo discutendo della Roma, c'è qualcuno che ci guarda e dice: e allora ti fate la Roma? No, a me è successo, a me ti posso garantire che quando soprattutto su Twitter faccio questi ragionamenti, mi vengo etichettato come un tifoso della Roma, come un tifoso della Roma. Capisci? È questa la cosa, perché non c'è un senso critico, che è anche una, come ti devo dire, un'onestà, no, intellettuale, di dire: che cosa mi sta dicendo? Cosa sta cercando di dirmi questa persona? Perché mi sta portando avanti questo esempio? Forse per aprirti gli occhi? Forse per farti capire che il Napoli, che è un brand che ha molti più tifosi della Roma nel mondo, dovrebbe essere gestito in maniera diversa? E badate bene, io sono sempre stato tutto fuorché critico con De Laurentiis. Io ho cambiato radicalmente la mia posizione negli ultimi 3 o 4 anni dopo aver visto determinate cose, proprio per, cioè, non è che sono il critico della prima ora. Ho cercato sempre di dare una seconda possibilità, ho cercato di dire: ma forse vuole fare questo, vuole fare quell'altro. Ho capito che non è così, cioè la coerenza è una cosa senza senso. Non è che uno dice: prima la coerenza, perché tu prima dicevi che De Laurentiis fino a un certo punto ha fatto quello che doveva fare. Cioè De Laurentiis, da quando ha preso il Napoli fino forse al biennio Benitez, non ha fatto male. Ha portato il Napoli ad un livello
a livello che si era prefissato lui stesso, no? Perché lo aveva detto. Sì, i bambini pagavano, però, eh. È il dopo Benitez che non ho capito. Siamo stati fortunati. Siamo stati fortunati con Sarri, siamo stati fortunatissimi con Sarri, perché Sarri è stata una felice intuizione del presidente, perché poi va riconosciuto che lui è anche un uomo fortunato. Cioè, lui è un uomo fortunato, lui ha avuto questo, ha avuto l'intuito di andare a scegliere un allenatore che ci ha regalato il triennio forse più bello dopo l'epopea maradoniana. Abbiamo visto il Napoli più bello di sempre, ci siamo divertiti, abbiamo vinto uno scudetto che ci è stato scippato, storia vecchia, sappiamo tutti, è inutile che andiamo a rivangare vecchie ferite. Vai Luca, vai. No, volevo semplicemente dire che anch'io, come te, non sono assolutamente un critico della prima ora, anzi io per anni mi sono fatto imbonire da questa figura imprenditoriale che è venuta a Napoli, ci ha preso dal fallimento, ci ha aiutato, ci ha rilanciato. Poi ho incominciato a capire negli anni che forse per lui, come per ogni imprenditore, voglio dire, noi, la nostra squadra, soprattutto noi tifosi, eravamo dei numeri e ci poteva ancora stare, perché faccio anch'io l'imprenditore di mestiere. Poi ho capito, lo step successivo è stato comprendere che lui, piuttosto che vincere, vuole fare parte di un sistema, e se per fare parte del sistema si deve scansare, lui lo fa anche andando contro quello che è il suo stesso club. Ed è lì che ho incominciato a capire ed aprire gli occhi su chi fosse realmente Aurelio De Laurentiis, perché un presidente che, io sono di quelli che dice che lo scudetto non l'abbiamo perso in albergo nella stagione dei 91 punti, ok? L'abbiamo perso in campo, abbiamo perso 3-0 con la Fiorentina, avremmo comunque, ma l'avremmo, scusa Luca, possiamo sfatare quest'altra cosa, perché veramente ce l'ho qua, seppure avessi vinto con la Fiorentina lo scudetto, l'avevi perso lo, sì, eri sempre un punto di E perché? Beh, è sempre un punto dietro. La Juve poi le ha vinte tutte dopo, ragazzi, le ha vinte tutte, quindi l'avremmo perso comunque. La Juventus pareggiò a Roma 1-1, Sì, ma non avrebbe pareggiato. È quello che sto cercando. Quando era già avviata. No, dicevo, in quella stagione lì, io non sono tra quelli che dice abbiamo perso lo scudetto in albergo, però dico, se il tuo allenatore, che in un triennio ti ha portato ad una crescita costante, traendo beneficio e spunto da quelli che erano gli uomini messi a disposizione da Rafa Benitez e quant'altro, per tutto il campionato parla di sistema, parla di attacco al potere, attacco al palazzo, eccetera eccetera, poi ti dice abbiamo perso lo scudetto in albergo, tu non lo appoggi, ma altresì dici che lo scudetto l'abbiamo perso noi, beh, allora mi fa capire che forse un po' di malafede c'è anche da parte tua in quella situazione. Io voglio andare così, ma io Luca vado pure oltre, siccome lui è uno che in quel mondo ci deve stare e probabilmente avrà capito meglio di noi perché ci sono degli ingranaggi, dei meccanismi che sono talmente collaudati e talmente ormai incancremiti che sono difficili da scardinare, ok? Io voglio anche diciamo passare oltre questa cosa, perché probabilmente lui ha capito che lo spazio che gli è stato riservato deve essere quello, e quindi fa buon viso a cattivo gioco, altrimenti dovrebbe, il giorno dopo dovrebbe rassegnare le dimissioni, cedere il Napoli e andare via, ok? Perché lui nei suoi sfoghi a mezzo stampa, quando ha attaccato la classe arbitrale in quel modo, quando gli parte la brocca, dice quello che pensa, lo dice. Il problema è che lo fa male, il problema è che non lo sa fare, ed è uno dei motivi per cui l'altro giorno, io e Rosario ci siamo parlati su questa cosa, perché io ci ho riflettuto. Per la prima volta De Laurentiis è stato mandato in differita. Ragazzi, avete notato che De Laurentiis è stato mandato in differita? Ma quando mai è stato mandato in differita De Laurentiis? Quando mai? Francesco, là è stato fatto un grosso lavoro di taglio e cucito. Secondo me De Laurentiis non aveva neanche accennato allo scusarsi con i tifosi che aveva definito vessati e quant'altro. Tant'è vero che Kiss l'intervista l'aveva programmata in diretta intorno alle 15. Poi l'hanno mandata sei ore dopo, quindi qualcosa mi puzza. Se tu fai le cose non alla luce, io che faccio televisione e che registro spesso, ti posso dire che quando registri, e tu lo sai perché fai radio, che quando registri il conduttore dice aspetta preside un attimino, sta cosa facciamola meglio questa, facciamola meglio, rifacciamola, non dire quella parola, è certo, è chiaro, ma perciò ti dico. E dico Francesco, se tu me la fai, mi fai partire la situazione come un'intervista in diretta,
e poi all'improvviso cambia la scena e me la mandi 6 ore dopo, 7 ore dopo. Io sono costretto a pensare, a rispettare la mia onestà intellettuale, il mio spirito critico, a pensare che questa cosa sia stata fatta all'ultimo minuto per sistemare un po' la situazione. Nessuno me lo schioda dalla testa questo. Ma è plausibile. Ragazzi, ci sono in quell'intervista c'è il De Laurentiis di sempre, la vile moneta, no? La mia famiglia, il cinema, eccetera, eccetera. Poi c'è un De Laurentiis inedito. C'è un De Laurentiis che in qualche modo allude a quel modello di comunicazione Roma, a quel modello di comunicazione Premier, per cui quell'intervista a me sembra un'intervista di una persona che ha dei poteri limitati, perché che De Laurentiis rinunci volontariamente ad andare in diretta non lo so, non mi convince, perché è stato sempre il Deus ex machina, il padre padrone di questa società. Perché non l'ha fatta in diretta? C'è qualcosa che secondo me nei prossimi mesi scopriremo. Adesso ci danno la bomba di mercato Zielinski, io qualcosa la so, diciamo, poi se la vogliamo dire. Diciamola adesso, visto che siamo in live. Allora, ragazzi, il Napoli e il West Ham hanno trovato l'accordo per 30 milioni di sterline. Lo sta dicendo Rosario Dello Jacopo in diretta al calcio del mercato, quindi anzi la regia se manda il sottopancia dell'ultima ora a questo punto. 30 milioni di sterline, che sono poco meno di 36 milioni di euro al cambio di oggi, non c'è l'accordo fra il calciatore e il club, perché Zielinski rinuncia alla Champions. Zielinski, non dimentichiamo che è uno di quelli che comunque all'ingaggio più alto in questo momento, è l'ingaggio più alto, quello che pesa di più al club, perché ci sono Lozano, c'è Osimhen, però il loro lavoro, grazie al decreto crescita, è comunque più basso. Pesano 5,9 all'ordo, mentre Zielinski pesa 6 milioni e qualcosa. Non c'è l'accordo fra calciatore e West Ham in questo momento. Zielinski comunque vuole più soldi. In ogni caso, la notizia, oltre che essermi stata confermata qui da Napoli, da fonti, ecco, è rimbalzata in Inghilterra, tu che hai contatti lì molto, e me l'ha confermata anche un insider del West Ham. Cioè, si parla da un paio di giorni, perché hanno preso Scamacca, si parla molto bene comunque di Zielinski, ne parlano tanti siti, e non solo. Fino a qualche giorno fa se ne parlava solo sulla base di calciomercato.com, perché spesso oggi, un'altra cosa di cui ho discusso con Francesco, le fonti diventano incrociate, no? Per cui tu vai sulla stampa inglese sperando di trovare qualcosa che non c'è qui, e invece poi ti accorgi che le fonti sono fonti italiane. Invece in questo caso ci sono comunque, c'è un incrociarsi di fonti italiane mie, confidenziali, e fonti inglesi. Al momento è una situazione opposta a quella che ci ha abituato il Napoli, perché c'è l'accordo fra i club, ma non c'è l'accordo fra West Ham e giocatore. Io però credo che alla fine l'operazione si farà, anche perché per una serie di circostanze, chiamiamole ambientali, Zielinski non vuole stare più a Napoli. Rosà, io intanto, visto facciamo tutto in diretta, questo è il bello della diretta, vista la tua notizia, sto verificando, fra poco vi faccio sapere anche che cosa dicono le mie fonti, così più incroci e più verifiche troviamo, è meglio. Assolutamente. Voglio fare una precisazione, Francesco, che quando si dà una notizia di mercato, affare non ancora chiuso, no? Perché non c'è l'accordo fra il calciatore, può darsi che domani mattina arriva un altro club e chiude questo accordo. Può darsi che a partire Fabian, che ovviamente in una scala di priorità il Napoli vuol far partire Fabian, che ha la criticità contrattuale. Ma mi fa piacere che dici questa cosa. Sto dando una notizia di mercato, non sto predicendo la fine del mondo, quindi, come dire, laddove non dovesse accadere, ma vi assicuro che siamo a un passo, laddove non dovesse accadere, come dire, non mi crocifiggete, perché
non sto insultando le vostre famiglie, dicendo la fine del mondo, eccetera, eccetera. No, ma fai benissimo a dire questa cosa. Poi vediamo pure Luca, che ne sicuramente si sarà attivato anche Luca. Sì, ho mandato un paio di messaggi, adesso aspettiamo risposta. Li ho presi in contropiede, eh? Esatto, sì, li ho presi in contropiede, però è questo il bello poi. No, però hai fatto benissimo a dire questa cosa, perché soprattutto per i ragazzi che si avvicinano a questo mondo, e noi ne abbiamo parecchi, Nicola è uno di questi perché è giovanissimo, anche se lo vedete già così bello spigliato e bravo, il calciomercato è una brutta bestia. E Luca ve lo può confermare, cioè il calciomercato è veramente una brutta bestia, perché è una materia magmatica dove tu vai a fare delle fotografie dei vari momenti, e magari quando tu stai parlando della fotografia del momento X siamo già al momento Z, e mentre tu dici una cosa quella è già passata e rischi di fare brutte figure a getto continuo. Quindi hai fatto bene a dire questa cosa. No, io, Francesco, mi sono permesso qualche giorno fa di fare un tweet perché ho visto un'aggressione verbale nei confronti di un ragazzino che sta lavorando per diventare giornalista. L'ho seguito, e sì. Sinceramente ho scritto due righe. Qua la gente dimentica che il calciomercato è una cosa aleatoria fino a quando non ci sono le firme sui contratti, perché noi, non più tardi di 3 anni fa, abbiamo visto Matteo Politano all'aeroporto con la sciarpa della Roma in mano, poi è ritornato a Milano ed è finito al Napoli. Ragazzi, prima di puntare il dito contro chi dà notizie di mercato, perché notizie di mercato sono influenzate innanzitutto dal momento, come diceva giustamente Francesco, ma poi io ho una marea di procuratori che ogni giorno mi scrivono delle cose, e in passato le ritweetavo subito, ci facevo gli articoli, poi ho capito che alla fine nel 90% dei casi ti usano direttori, procuratori, agenti FIFA, intermediari, addetti stampa, ti usano per far uscire una notizia e per farla arrivare ad un livello di condivisione alto. Purtroppo oggigiorno io non mi fido delle fonti che non vengono dall'interno della società. Potrei dare tantissime notizie riguardo il Milan, riguardo la Roma, riguardo la Lazio, non le do perché so che nel 90% dei casi mi stanno prendendo in giro o mi stanno utilizzando. Poi magari la cosa va in porto e allora ci hai beccato, hai fatto bene a crederci, ma se la cosa non va in porto... Quelle sono logiche, sono dinamiche, che poi aiutano anche, soprattutto le testate online, a fare i famosi click. No, io ho letto proprio l'altro giorno un post di Rosario sul Napulegno che parlava proprio di questa cosa, no? Che diceva... Ci sono fior di testate, fior di giornali, anche storici, che danno ogni giorno delle notizie, e poi io ne do una, e se non succede, se non si avvera, venite ad attaccare me quando c'è una miriade, un mare, un oceano di notizie sconfessate puntualmente di giornali, giornalisti e di film importanti. E purtroppo è questo, Rosario, cioè quando una delle piccole realtà, perché comunque nel nostro piccolo siamo delle piccole realtà, no? Cercano di fare informazione, sono più sotto la lente di ingrandimento rispetto ai grandi colossi della comunicazione, proprio perché la gente comincia ad avere con te un rapporto empatico, quasi confidenziale, e quindi si aspetta da te che tu sia la verità assoluta. Assoluta. È vero. E invece questo lo possiamo dire anche, poi ne parleremo, anche perché credo che la scaletta di Nicola sia completamente saltata, ma Francesco, scusami un attimo, è un parterre talmente bello. Vai. Se ti posso interrompere, no, perché come te l'ho scritto sul gruppo, probabilmente non l'hai letto, io personalmente anche io ho conferme su Zielinski, sai che ogni tanto riesco ad interfacciarmi con qualcuno che mi riesce a dare qualche notizia. Noi abbiamo avuto conferme su Zielinski, le cifre sono quasi sostanzialmente identiche. Io ho saputo 32 milioni di sterline, vabbè, ma 2 milioni di sterline, poco più, poco meno. E poi è vero che non c'è l'accordo, ma il West Ham sarebbe pronto a convincere il giocatore con un'offerta da quasi 7 milioni di sterline l'anno. Esatto, 7 milioni. Però considerando che, ragazzi, in Inghilterra tutti i salari sono sempre gross salary, cioè sono sempre salari al lordo. Ah, è vero.
praticamente. Vero, sì. Perché lavori da McDonald's, o sei il grande calciatore, quindi da questa cifra dovete detrarre il 40%, che è l'aliquota fiscale più alta esistente. E quindi facciamolo live. No, però comunque... Da quello che so io, a me sono netti 7 milioni che vengono proposti a Zielinski, non lordi. Sembra un po' strano. È una cifra per convincere un giocatore che sostanzialmente, se non gli metti davanti un'offerta irrinunciabile, non si muove da Napoli. Però io sapevo, come diceva Rosario, questa situazione ambientale. Lui l'ha definita situazione ambientale di Zielinski, la conosco io da più di 2 mesi. Ovviamente non stiamo qui a condividere cose anche private, però anche io sapevo che il calciatore, in presenza di una buona offerta, sarebbe andato, perché comunque voleva cambiare aria, diciamo così. Quindi secondo me, nel momento in cui il Napoli e il West Ham hanno trovato l'accordo, la quadra poi si troverà. Quindi tempo 48 ore, secondo me salutiamo Zielinski e poi sarà un problema, insomma, sostituirlo, se il Napoli ha già trovato il sostituto. Adesso c'è sta Gaetano, c'è sta Zerbin, c'è sta non so che gente. Certo, è chiaro. Ragazzi, una cosa che vi posso dire per certa, io l'ho anticipata in una diretta qualche giorno fa, in una diretta solitaria, Raspadori è comunque un nome di Spalletti. Cioè, il Napoli ci prova perché Spalletti ha chiesto esplicitamente Raspadori al club. Sì, ma il Sassuolo non te lo dà, lo sa? Il Sassuolo non te lo dà. Io questo non lo so, perché ho letto che il Sassuolo, dopo la cessione di Scamacca, poi non dimentichiamo che il Sassuolo non è esattamente un club ben disposto, diciamo, alle richieste del Napoli. Però, ragazzi, in questo momento, soldi in bocca, di presenti ovunque, secondo me c'è la possibilità, che questa operazione comunque si possa fare. In ogni caso, quello che so, e non mi prendo la responsabilità un millimetro oltre, è che è una richiesta esplicita di Luciano Spalletti, che lo vede bene in tutti e tre i ruoli d'attacco, centravanti nel 4-3-3, lo vede bene nel 4-2-3-1 dietro comunque la punta. Quindi questa è la situazione comunque attuale. Poi ho letto dei vari baracca, però io non ho notizie dirette su questo. Io di Raspadori ne ho parlato a fine febbraio, perché mi avevano già detto. L'ho letto il tuo tweet, l'ho letto, mi sono detto dove l'ha pigliato, capito? Bravo. No, già a febbraio mi dicevano che c'era una sola richiesta da parte di Spalletti, che era questa per i nuovi acquisti, diciamo, era quella di Raspadori. Mentre invece ho avuto due risposte per la questione Zielinski, tutte e due fonti pressoché una vicina alla una della società e un'altra vicina al ragazzo. Dal ragazzo mi dicono che è lui che vuole andare via e non è il Napoli a volerlo cedere. Dalla società mi dicono, la risposta è stata cagate. Ok. Non mi prendo responsabilità. No, hai fatto bene a condividere in maniera, hai fatto bene. Felice qua quello che ti hanno risposto. No, comunque che il giocatore voglia andare via era nell'aria. Lo confermo pure io, anche perché ho una conoscenza quasi, insomma, diretta, ok? Quindi lo confermo. Ora bisogna capire e verificare. Io ancora non ho avuto risposta. Adesso i ragazzi sono sguinzagliati mentre noi stiamo parlando. Prima della fine sapremo qualcosa in più. Franci, eventualmente un'eventuale cessione di Zielinski, che tu sappia, i nomi in orbita a Napoli? Ma il nome gettonato, insomma, da tutti i media, e l'abbiamo letto tutti, è quello di Barak. Diciamo che puntualmente, quando si fa un nome in maniera troppo insistente, poi probabilmente, come diceva Luca prima, è quello dato in pasto per nascondere quello reale. Io continuo a dire che il Napoli, seppur operazione difficilissima, seppur operazione quasi impossibile anche per la portata finanziaria dell'operazione stessa, perché il calciatore ha un ingaggio molto molto importante, ma conoscendo la capata di Giuntoli, che per questo calciatore veramente ha passato notte insonni, e ho saputo anche che a Di Maro Giuntoli e Spalletti hanno passato ore e ore a guardare i suoi video, dico Szoboszlai. E Rosario questo lo sa benissimo. Sì, sì. Dico
dico Szoboszlai perché è un calciatore che piace tantissimo a Giuntoli. Se devo come dire, tratteggiare la difficoltà dell'operazione, vi dico che è un'operazione quasi impossibile, perché l'Ipsia chiede tanto sui 40 milioni di euro e il calciatore guadagna sui 7, quindi è un'operazione quasi proibitiva. Francesco, invece, eventuale... Tutto per l'ingaggio. Francesco, qua si parla molto spesso pure di della cessione di Petagna, perché pare, a volte si dice che è un'operazione fatta, a volte si va in una fase, ragazzi, di stallo, e poi Simeone e Broca. Ragazzi, questo... a me Petagna, e poi faccio una domanda a Luca su questa cosa e vediamo pure Rosario che cosa sa. Allora, io di Petagna so che è un'operazione praticamente andata in porto, si stanno mettendo d'accordo sulle condizioni che farebbero scattare l'obbligo, perché sarà, da quello che so io, un prestito oneroso con diritto, ma l'obbligo potrebbe scattare dopo determinati step, ok? Questo è quello che so a livello di trattativa, e mi dicono che è molto vicina, come mi dicono che quella di Simeone è una cosa già acquisita, cioè nel momento in cui Petagna va lì, il Verona sposta Simeone a Napoli. Su Broca sono un po' più tiepido, e a proposito di Broca, ricordiamo che Broca è extracomunitario. Io voglio chiedere a Luca, che su queste cose è ferratissimo, qual è intanto la normativa sugli extracomunitari e soprattutto qual è la situazione del Napoli attuale sugli extracomunitari? Allora, attualmente Broca viene tagliato fuori, per chi ha fatto il posto per l'extracomunitario è stato dato a Kim, quindi il Napoli ha bisogno in questo momento di fare 5 ragazzi che vengano dal settore giovanile italiano, quindi anche stranieri, ma dal settore giovanile italiano, e l'extracomunitario c'è già per il momento. Quindi mi stai dicendo che c'è una deroga per altri 2 posti in condizioni particolari, ma sicuramente non per un ragazzo di proprietà del Chelsea che ha giocato in Inghilterra, sostanzialmente il club è inglese, quindi no. Ho voluto che la dicesse Luca questa cosa, ed è per spiegare il motivo per cui io sui miei social non ho mai parlato di Broca, perché Broca piace tantissimo, sicuramente piace tantissimo, ma è quasi impossibile per tutta questa serie. Il Chelsea non lo dà se non in prestito, perché è un calciatore che è considerato comunque potenzialmente in grado di vestire comunque la maglia della prima squadra, non lo ha dato neanche al West Ham. E quindi addirittura Rosa, aiutami, addirittura a livello di considerazione più di Abraham dell'anno scorso, no? Assolutamente sì, più di Abraham, assolutamente. Che tra l'altro voglio dire, io Abraham e Tomori, avendo lavorato spesso anche alla primavera del Chelsea, li ho visti praticamente crescere comunque in questi ultimi anni. Cioè, tornando comunque ad Armando Broca, io non credo che esistano altre strade praticabili che non siano, diciamo, quelle del prestito, ragazzi, ma io non ci credo proprio che il Napoli lo prende al posto di Petagna, diciamo. Come dire, se non si verifica un'operazione in uscita Osimhen, Broca a Napoli, ecco, non è, comunque, è comunque, quella la condizione. Bravo. E comunque il Chelsea non lo vuole dare, perché comunque il ragazzo ha tanto mercato in Premier, lo vogliono un sacco di squadre, perché è vero che 9 gol in 38 gare e spezzoni di gara non sono, diciamo, un enorme bottino. Però fare gol comunque nel campionato inglese, nelle coppe inglesi, non è una cosa semplice. E lo sa, è Coscamacca, il West Ham, l'altro attaccante fortissimo che hanno, Antonio, che fine fa? Io credo che, guarda, lo tengano. Credo che sia... Allora, che sta succedendo al West Ham? Il West Ham, dopo aver abbattuto... Che è la mia squadra, scusa, perché se lo dico, è la mia squadra inglese. Io simpatizzo Millwall, che però è un grande club, diciamo, per il legame con il territorio, ma è un piccolo club dal punto di vista poi economico. Attivo. Allora, che sta succedendo, ragazzi? Hanno buttato giù il Boleyn,
ok, sarebbe Upton Park, no? Conosciuto in Italia, in realtà quello si chiama Bowling Ground, lo stadio. Hanno venduto il terreno, il West Ham si è spostato in affitto a 3 milioni di sterline all'ex Olympic Stadium, che chiamato anche Queen Elizabeth Stadium, London Stadium, eccetera, eccetera. E praticamente facendo 60.000 spettatori a partita, il West Ham negli ultimi anni, lo si può verificare anche facilmente dai campionati che ha fatto nell'ultimo paio di stagioni, il West Ham ha cominciato un percorso comunque di ascesa, di crescita, che gli permettono anche operazioni come quella di Scamacca. Per cui in questo momento il West Ham è un club ambizioso, è un club che comunque si vuole fare strada, ovviamente nella consapevolezza che stiamo parlando di un campionato dove il Chelsea arriva a 15 punti di distanza, no, perché City e Liverpool sono comunque una spanna sopra. Per cui questo è un po' il nocciolo. In ogni caso, come dire, io non so se augurarmi che siano le cagate di cui diceva Luca, o diciamo in termini più... No, non io. No, che riportava, Luca, che riportava. Perché ragazzi, io l'ho visto troppo male Zielinski, soprattutto la seconda parte della stagione a Napoli. Secondo me è meglio se il ragazzo cambia aria. Cioè, è complicato, diciamo, secondo me, per lui restare comunque qui. Allora posso dire una cosa? Luca, noi tra 5 minuti iniziamo di là, però. No, allora io dico una cosa veloce. Siete bravissimi, siete il vostro mestiere. Però io poi da tifoso mi chiedo. E tenemmo problema lo portiere. E tenemmo problema in difesa quando ci siamo un pochettino apparati. E ci abbiamo il problema del campo a questo punto, perché Fabian non si sa che fine farà. Zielinski se ne va, Demme è scontento. Poi in attacco abbiamo Politano che vuole andare via, non vuole andare via. Ma il loro problema ce l'abbiamo seriamente. Caro amico mio, io non è che quando diciamo esprimo delle critiche lo faccio perché mi è antipatico Aurelio De Laurentiis. Io credo che ci siano dei fondati motivi di preoccupazione, ma credo anche che se davvero dovesse uscire Zielinski, il Napoli c'ha già chi prendere, cioè nel senso però c'ha già chi prendere, però praticamente giocherà a ottobre, novembre. E perché? Magari potrebbe essere un giocatore magari ce l'hai già in Italia che si sta preparando per la prima di campionato e non lo sai. Io scusate se entro a gamba tesa, ma siccome Rosario e Luca ci devono lasciare perché fra 3 minuti sono in diretta sul, poi vi seguo dopo, a proposito, e volevo fare un'ultima domanda, visto che comunque Rosario in particolare ci sta lavorando da tempo, ma anche Luca è molto ferrato e ha delle fonti importanti. Volevo farvi la domanda su questa ipotetica cessione del pacchetto azionario del Napoli. A che punto è, se avete delle novità, la trattativa e soprattutto se ci sono davvero margini a stretto giro? Prima Rosario, poi Luca. Prima Luca, vai, fai parlare prima Luca. Prima Luca, dopo Rosario. Aspetta che ho mio figlio che sta bussando al campanello e il cane abbaia. Allora, prima Rosario e poi Luca. Allora, ragazzi... io ho riportato, diciamo, in una prima fase degli step di una trattativa con una prima offerta di 480 milioni seccamente rifiutata dal Napoli, poi un secondo rilancio a 580 milioni con un Napoli più possibilista ma con un considerevole contrasto sulle riserve societarie, ok? Poi diciamo che i canali attraverso i quali sono riuscito comunque a recepire queste informazioni si sono un po' seccati, no? Perché sapete che chiaramente sono
operazioni molto grosse, le indiscrezioni comunque non devono uscire. Però io, analizzando degli elementi di scenario, cioè vedendo che il Napoli sta riducendo fortemente comunque il costo del lavoro, vedendo che il Napoli, cioè se soprattutto dovesse essere confermata anche la cessione Zielinski e la cessione Koulibaly, sta anche lavorando alla ricostituzione di quelle riserve societarie, diciamo, sulle quali è sorto il problema al momento della seconda offerta di 580 milioni. Diciamo che l'ultima informazione che ho è che sarebbe stato trovato l'accordo su queste riserve societarie, a patto però che il Napoli operasse una politica precisa, che è quella di abbassare considerevolmente il monte ingaggi, fare un po' di cassa praticamente, in modo da lasciare all'acquirente dare a De Laurentiis la cifra che desidera e lasciare all'acquirente una liquidità immediata per poter intervenire. Terra terra, se tu vendi 700 milioni un club e questo club non ha diviso, non ha fatto dividendi, ha 200 milioni di riserve accantonate come utili di bilancio, tu stai comprando anche questi 200 milioni di utili di bilancio, per cui tu acquirente spendi 700, però compri un club che ha 200 milioni in cassa. Quindi sarebbe una formula attraverso la quale De Laurentiis otterrebbe la cifra vicino ai 650 milioni, che io non conoscevo Luca quando ne ho parlato, ci siamo poi confrontati e le nostre fonti sostanzialmente coincidono. Cioè, è la stessa natura dell'operazione, anche se Luca poi ha dettagliato anche di un sorpasso, perché Luca fa più mercato rispetto a me. Diciamo che io dal mio ritorno in Italia mi sto un attimo dilettando, però sicuramente lui ha più esperienza e più competenza di me nel campo. Quindi tendenzialmente sarebbe un modo per ottenere quello che De Laurentiis vuole e allo stesso tempo anche quello che vuole l'acquirente, che non vuole spendere quella cifra, se non ereditandone in parte dalla vecchia società, diciamo, attraverso delle riserve societarie. Mi taccio. Perfetto. No, quello che so io è che anche attraverso una serie di confronti con altri amici e colleghi che hanno fonti diverse dalla mia, perché io ne ho solo una e quindi ho bisogno comunque di confrontarmi, mi sembra martedì della scorsa settimana ho avuto questa notizia della cessione del trovato accordo per la cessione del Napoli. Mi sono confrontato con due colleghi che stimo e da entrambi sono riuscito ad avere delle informazioni simili a quelle che avevo io. Tirando le somme, in sostanza pare che il Napoli, De Laurentiis nella fattispecie, abbia accettato questa offerta di 650 milioni di euro per la cessione del club. Lui, anche in virtù delle parole oggi di Gravina, continua a portare avanti i suoi ricorsi sulla questione multiproprietà, perché il suo sogno è quello di restare quantomeno presidente onorario fino al centenario. E secondo me non sarebbe neanche male come figura, perché poi De Laurentiis amministra bene, amministrerebbe ancora meglio se avesse fondi che non fossero i suoi, di questo ne sono più che certo. Secondo me la questione, da quello che sono riuscito a sapere io in prima persona dall'ambito finanziario, è che c'è un anno di tempo per il closing della trattativa, semplicemente perché quando si fanno trattative di questo calibro le tempistiche sono più o meno queste, tra i 4 e i 12 mesi, sì. Questo è quello che trapela. La stessa fonte è quella che poi ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, mi ha passato ieri mattina, mi ha passato la notizia dell'offerta ricevuta da Setti per cedere una quota di minoranza del Verona per la cifra di 100 milioni di euro. E tu hai pubblicato il documento della Deutsche Bank, no?
su questo. Sì, sì, è là, in quel caso salta o non salta, ma non me ne frega nulla, quindi l'ho pubblicato, mentre invece sul Napoli vado sempre con i piedi di piombo, perché sappiamo che in trattative del genere ci sono clausole compromissorie importanti, ed è meglio andarci con i piedi di piombo, perché nessuno vuole influenzare nemmeno in minima parte una trattativa del genere. E io nel liberarti e nel liberarvi voglio anche dire, visto che io e te comunque ci siamo sentiti in separata sede, infatti uno dei due eri tu, lo so che quando non esatto. Sapevo se potessi dirlo. No, ma lo puoi dire tranquillamente, che quando Luca si espone ha dei documenti in mano che ovviamente per ragioni ovvie non possono essere condivisi. Così. Poi in ogni caso la notizia l'ha data il TG3 Campania, tra l'altro. Quindi immagino, tra l'altro, come dire, che non si siano proprio buttati, perché poi la Rai, ho scritto io sul Napolegno o è circolata su Twitter. Immagino che la redazione del TG3 Campania abbia anche lei delle fonti. No, ma poi lo sai che solide, no? Poi che lo sai, la Rai, diciamo che fa un'informazione per antonomasia istituzionale, non fa una macchia sulla cessione del Napoli, così tanto per divertirsi, insomma. È chiaro che avranno le loro fonti. Io vi voglio ringraziare e vi voglio strappare una promessa a tutte e due di ritrovarci magari quando avrete tempo e modo e spazio, perché è stata una puntata bellissima, c'era ancora tantissimo da parlare, tantissimi temi da affrontare, per esempio quello della cessione del Napoli l'abbiamo un po' abbozzato, e vi lascio ai Fantastici 4 con Giovanni Pisano e la Napoli Bene, questo bellissimo progetto che avete iniziato, seguitissimo su Instagram, e poi ovviamente Rosario, io e te ci sentiamo domani con le nostre chat. Vabbè, ragazzi, grazie dell'invito, veramente, diciamo, siete stati dei padroni di casa educatissimi, apprezzatissimi, ultra professionali. Ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, quelli che ci seguiranno in differita, e scappiamo su Instagram, ci vediamo sulla pagina la parola del tifoso sulle storie del Napoli. Purtroppo sono troppo boomer, per cui Instagram devo, cioè come quando ti togli il gesso, no, e stai ancora un po' così, quindi non sono sciolto ancora. Vi ringrazio, ragazzi, e scappo. Ci vediamo presto al calcio nel mercato. Francesco, grazie per l'invito. Ciao, quando Luca. Vuoi, per te il tempo ci sarà sempre, ed è grazie. Un piacere vedere qui Nicola, che lo conosco da che era un bambino, so. Veramente un bambino, so. Veramente un bambino. Mi ha fatto molto piacere ritrovarlo in queste vesti. Grazie per l'invito. Vienici a trovare quando vuoi, perché insomma è casa tua. Quando volete il tempo lo trovo sempre. Mi ha fatto anche molto piacere conoscere Gino. Gino, discorso abbonamento 14enne a parte, sono d'accordo su tutto. Un abbraccio, ragazzi. Fatto piacere anche a me. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao. Noi ci facciamo gli ultimi 5 minuti di chiacchiere, perché comunque mi volevo accodare alla preoccupazione di Gino, perché obiettivamente se le premesse sono queste, poi si sa, diciamo, il calcio, quando si attraversano delle fasi di calciomercato, di solito va in qualche modo in una specie di mondo parallelo, di universo parallelo, dove tutte le varie situazioni e le varie i contorni si sfumano e si definiscono in maniera diversa. Quindi io credo che poi fra un mese, quando il calciomercato sarà chiuso, tutte le situazioni che dovessero rimanere aperte ovviamente poi verranno in qualche modo gestite, e in qualche modo i casi si chiuderanno, ecco così. Però è chiaro che fin quando il mercato sarà aperto, la situazione di Politano, piuttosto che la situazione di Osimhen, la paura di che arrivi una notizia diciamo ferale, o che arrivi un'offerta indecente, c'è sempre. No, ma infatti anche quest'anno, che è un campionato particolare, perché tu pensa che il calciomercato si chiude dopo 4 giornate di campionato, poi c'è questo stop per il
per il mondiale, cioè, vediamo un attimino un po' di un campionato quest'anno proprio particolarissimo, cioè, con calciatori che verranno dopo, prima, cioè, poi non si sa che fine fanno al mondiale, veramente è un campionato proprio è una soap opera praticamente, non è più un campionato di calcio. Io però personalmente penso che ci sia, ovviamente, visto che il campionato inizia prima, sembra che il Napoli stia perdendo, tra virgolette, tempo con determinate situazioni che dovrebbero essere sciolte prima. Però comunque, visto che il calciomercato termina a fine agosto, inizio settembre, determinate situazioni si dovranno necessariamente sciogliere probabilmente a campionato in corso. Io sono fiducioso perché la società poi è vero che a volte è stata, diciamo, ha reiterato determinati comportamenti che hanno fatto, diciamo, male alla stessa squadra, però nel contempo è stata sempre sul punto di poter aggiustare determinate situazioni che non si sono verificate o che non avevano programmato. Per esempio, probabilmente la cessione di Zielinski è qualcosa che loro non avevano programmato. C'è la volontà del giocatore di andare via, ma è una volontà individuale. La società probabilmente lo vorrebbe tenere il giocatore. Io sono convinto che, nonostante qualche comportamento reiterato, come ho detto prima, la società si riesca a comportare sempre in maniera consona rispetto a quelli che sono gli standard e riuscirà a colmare le lacune che si verranno a verificare anche a campionato in corso. Ma anche perché se ragioniamo su quello che poi è stato il Napoli dell'ultimo decennio, non è mai successo che ai nastri di partenza il Napoli non si presentasse con una rosa, non dico vincente, ma competitiva sì, cioè il Napoli deve partire ogni anno, deve iniziare la stagione con concrete speranze di centrare il posto Champions, e in una Serie A dove comunque la Juve con Pogba e Di Maria è tornata, ha preso Vlahovic a gennaio scorso, l'Inter con Lukaku comunque si è rinforzata, il Milan è fresco campione d'Italia, la Roma ha preso Dybala e sta prendendo Wijnaldum, la Lazio di Sarri al secondo anno, il Napoli non può depotenziarsi. La Fiorentina pure, La Fiorentina, bravo. La Fiorentina sta facendo un discorso con Commisso che parte da lontano e quest'anno ha portato a Firenze dei calciatori molto interessanti. Quindi io credo che sia un campionato molto combattuto e il Napoli non può assolutamente fare la parte dell'outsider, soprattutto perché il Napoli fino a 2 mesi fa lottava per lo scudetto. Ma poi tutti i nomi che stanno uscendo sono nomi che hanno un certo peso statistico, almeno in Italia. Io penso a Simeone, è vero che ha fatto 17 gol in campionato, però realizzando 2-4 gol, 2 triplette, non è stato costante, per esempio, un gol a partita, però è comunque un giocatore che i suoi gol in Serie A li ha fatti. È vero, probabilmente ci sono state stagioni dove non ha reso al massimo, ma comunque possiamo definirlo un usato sicuro. Stessa cosa ancora di più Raspadori, che è un giovane che potrà esprimere le sue qualità ancora meglio probabilmente in un top club, dove riuscirà ad avere una maggiore visione e maggiore propensione offensiva. Deulofeu. Ma poi devi considerare sempre che, a dispetto della partenza di chiamiamoli top, no? Cioè di calciatori che hanno avuto dei picchi verso l'alto, ovviamente negli ultimi anni, molto importanti. Parlo di Ospina, di Mertens, di Koulibaly, di Insigne, insomma, calciatori importanti che hanno rappresentato l'ossatura di questa squadra. Tu puoi sempre, mantenere un livello, diciamo un'asticella alta, andando a prendere, è chiaro, perché un altro Koulibaly, come diceva Gino prima, non lo trovi, un altro Mertens non lo trovi, ma di sicuro puoi andare a migliorare quei ruoli. Faccio per dire, arriva Simeone al posto di Petagna, arriva, per dire, che ne so, il Raspadori della situazione al posto di Mertens, è arrivato Mattias Oliveira al posto di Goulam, quindi andando a rinforzare la fascia
la fascia sinistra. Magari mi vai a prendere un altro centrocampista e parte Demme, se riesci a piazzare Demme. Ecco, in questo modo tu crei una competitività nei 20-22 giocatori della rosa più alta rispetto a quella che avevi prima. È chiaro che non hai i famosi picchi, non hai il Koulibaly, non hai l'Insigne, non hai il Mertens, ma hai una rosa come valori medi molto più alta, che ti può consentire comunque di rimanere a livello di di asticella più o meno allo stesso range. No, sono d'accordo con quello che dici, però tu pensi che quest'anno cambiare poi tanti giocatori non è che tu, per esempio, tipo la Roma sta continuando un certo discorso, la Lazio sta continuando un certo discorso, il Milan è rimasto uguale all'anno scorso, che è rimasto compatto, forse sarà meno agguerrito perché sarà soddisfatto del scudetto dell'anno scorso, la pancia piena. L'Inter continua lo stesso discorso, mettendo praticamente l'attaccante forte davanti, ok? E il Napoli è quello che praticamente è un punto interrogativo, anche se vengono sostituiti calciatori, però certamente è un punto interrogativo. Non è che è arrivato anche chissà un solo calciatore, tu lo inserisci e ti fa la bella partita. A volte non è facile mettere tutti quanti insieme, e la mia paura è questa, perché poi dopo, se tu cominci a fare dei risultati negativi le prime 3-4 giornate e il malumore che già esiste a Napoli, cioè tu diventa una bomba. Voi delle bombe ne conoscete, cioè le bombe di Vlad, diventa una bomba veramente, che se viene innescata è allucinante. Perché tu pensa, sì. Il portiere non c'è più Ospina che dava quella sicurezza, perché mo lasciamo stare mo se è più bravo Ospina o più bravo Meret, ma a me mi ha dato l'impressione che Ospina era molto, dava molto più sicurezza al reparto difensivo che Meret. Io a Meret non avevo che parlare con la difesa. Poi il carisma che c'aveva Ospina, lo chiamavano il padrone, proprio perché anche negli spogliatoi si faceva rispettare Ospina. Infatti il peso specifico delle partenze non va, non va analizzato soltanto per l'apporto in campo, ma analizzato anche per quello che rappresentavano, sia per l'ambiente sia per la valenza che avevano nello spogliatoio. Perché se andiamo a guardare stringi l'apporto tecnico, Koulibaly l'anno scorso non ha giocato una delle sue migliori stagioni, lo possiamo dire, poi complice anche la Coppa d'Africa. Insigne è stata la stagione peggiore dei 10 anni di Napoli. Mertens non lo vedeva Spalletti, perché poi quando è entrato ha sempre fatto il suo. Dovrebbe entrare Fabrizio, mi stanno dicendo, dovrebbe entrare Fabrizio in questi ultimi minuti, 2-3 minuti di diretta, giusto per salutare. Eccolo qua Fabrizio. Ciao Fabrizio. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera. Ciao Fabrizio. Sei reduce dalla Musa Azzurra? Sì, 2 ore. Come è andata? Oh, bene, bella, una bella diretta è stata, molto bella, interessante. Perfetto, vabbè, poi mi racconti in separata sera. Sì. Quindi stavo dicendo, Mertens, Koulibaly, Insigne non hanno vissuto, cioè il peso specifico che hanno avuto nell'ultima stagione per motivi diversi, perché Mertens ancora ne aveva, è stato per una scelta tecnica il fatto di tenerlo un po' relegato ai margini, non è che abbiano andiamo a perdere chissà cosa. Quando Carlo Albino dice che la squadra titolare, poi se andiamo a vedere gli 11 della squadra titolare, non è che sia stato tolto chissà quanti elementi, ha ragione, cioè non dice un'inesattezza, perché è andato via Koulibaly, è andato via Insigne della squadra titolare, e non è che sta dicendo una bestemmia, perché effettivamente no, è così. Il punto fondamentale secondo me è proprio il fatto che è andato via Ospina, perché Ospina e Rachmani hanno giocato quasi tutte le partite insieme, cioè, però Ospina, però Ospina viva molto meno. Siamo d'accordo, ma sai cosa? Ospina, rendeva molto più compatto tutto il pacchetto arretrato, perché
ci si fidava di lui e soprattutto Ospina, che io non ho mai reputato un grande portiere, ma aveva una grandissima dote, cioè ha una grandissima dote, adesso lo andrà a mostrare negli Emirati Arabi dove è andato, che era quella di saper leggere prima l'azione, cioè lui riusciva, aveva questa capacità di riuscire a posizionarsi, ad andare sul pallone nel momento giusto, nel luogo giusto, andare a occupare lo spazio giusto. Dote che di contro non ha meretto. Non so Fabrizio che è appena entrato, che ne pensa di questa cosa? Allora, per me, vabbè, con Meret io diciamo che ho un po' un debole, nel senso che per me è un ottimo portiere, tralasciando il fatto delle ultime prestazioni nel Napoli l'anno scorso, mi viene in mente quella di Empoli, eccetera, eccetera, però porto l'esempio che portava qualche giorno fa, mi pare proprio Nicola, nella nostra chat dove si parla spesso, e portava l'esempio di Meret con Ancelotti. Meret con Ancelotti ha tenuto. Soprattutto in Champions, io ricordo dei duelli con Haaland, con Salah, contro il Liverpool, contro l'Arsenal addirittura in casa in Europa League l'anno prima, Meret teneva botta. Tra i pali era un ottimo portiere perché forse la filosofia di Ancelotti non prevedeva il portiere che giocasse, che facesse la verticalizzazione di 30 metri o il passaggio a scavalcare la difesa, quindi era un ottimo portiere. Probabilmente, secondo me, si è bruciato. Perché non ha mai, venendo dopo Reina, che comunque è stato un monumento per Napoli e per il Napoli, probabilmente, ed essendo anche un ragazzo, non ha mai avuto la fiducia da parte del pubblico e al primo errore grave si è bruciato particolarmente. Ora si sta cercando di rimetterlo in sesto, forzando un gioco che probabilmente non gli appartiene. Quindi è un'arma a doppio taglio perché potrebbe esplodere. Però potrebbe È anche un fallire rischio, però è un rischio. miseramente. Scusate se vi interrompo. Allora, io, siccome avendo in casa mio figlio, fine dell'anno scorso ha giocato come portiere, e vedendo un po' gli allenamenti di portiere, vedendo un po' di portieri ragazzini, già si vede da piccolino il portiere, a differenza di un calciatore o un difensore o un attaccante. Il portiere ha sempre, fra virgolette, un po' diciamo sfrontato, un po' caratterialmente forte, un po' leader della squadra. L'ho visto con i ragazzini, l'ho visto con i ragazzini, lo stesso anche mio figlio quando ha giocato il primo anno nella squadra dove ha esordito come portiere. Lui praticamente, lui si ispirava a Pepe Reina, figurati, perché poi lui è stato malato, lui ha portato sempre il 25, pensa, però si vedeva sia con lui che con gli altri portieri, avevano sempre quella il fatto di comandare, nel senso di essere leader anche da piccolini. Io pure ero un appassionato di Meretto, perché a me è piaciuto tantissimo l'anno che ha fatto con la Spal, però al primo problema, al primo diciamo intoppo, ha avuto questo calo proprio caratteriale, perché io sono convinto che ancora oggi lui non firma, perché sono tutte, secondo me, tutte cose che vogliono dire. Lui non firma ancora perché lui vuole capire chi è il secondo portiere. Ma è chiaro perché andrebbe a questo, per lui è l'anno decisivo. Se sbaglia Però quest'anno. Francesco, tu pensa che lui sta aspettando chi è il secondo, cioè chi è l'altro portiere? E questo è sintomo di paura, sintomo di, cioè che un portiere non può mai diventare un portiere forte, Ma un grande portiere. però devi considerare il pregresso. Cioè lui comunque negli ultimi 3 anni, venuto a Napoli con altre aspettative, altre speranze, altre ambizioni, si è trovato a vivere questa situazione. Quindi, arrivato a questo punto, questa stagione che vai ad iniziare, per lui la stagione definitiva, la stagione della svolta. E Cioè, allora a questo punto deve cambiare aria, perché a Napoli infatti, sicuramente, ma perché poi nel bene e nel male De Laurentiis nell'intervista gliel'ha detto, no, De Laurentiis è stato chiaro, ha detto sarò. se vuole rimanere a Napoli, però a me sembra strano che nel momento in cui Giuntoli ha affermato che l'accordo è fatto, è pronto, che le carte si stanno scambiando, le carte, gli avvocati e tutto, il presidente debba puntualizzare una cosa che doveva essere magari, tra virgolette, affrontata prima,
di trovare un accordo, no? Cioè, nel momento in cui tu sei per firmare il contratto, non puoi rimettere in ballo quella che è la premessa che dovresti, tra virgolette, considerare. No, ma perché secondo me il presidente ha capito questo giochetto dei procuratori e di Meret, che sta aspettando che arriva l'altro portiere. Perché secondo me le cose erano già fatte e definite, e poi loro avranno un attimino ritardato proprio per aspettare l'altro portiere. Perché, diciamo la verità, loro sperano che arriva Sirigu, perché se chiunque arriva, okay, io penso che io penso Gino, che chi arriva, diciamo, dobbiamo considerare il profilo. Cioè, se non arriva Sirigu, arriva un profilo simile Sirigu, cioè un calciatore che dia delle garanzie, perché nel momento in cui a Meret dovessero tremare le gambe, tu devi andare in campo con un portiere che ti dà delle garanzie, perché giochi la Champions, perché comunque combatti per certi livelli e per arrivare in Champions. Ma nello stesso tempo non deve essere un portiere che in qualche modo crei un cono d'ombra su Meret, che sia ingombrante, una figura ingombrante per Meret, e che gli consenta di potersi giocare le sue carte. Se arriva Kepa, se arriva Neto, giocano Kepa e gioca Neto. Su questo non ci piove. A me Neto non è che tanto... Nemmeno a me, ma se arriva Kepa... No, ma pure Kepa, però guarda, pure Kepa. Io all'epoca di Sarri, che seguivo il Chelsea, che poi diciamo che mio figlio poi, non so perché, ma prima che arrivasse Jorginho e Sarri, mio figlio è sempre stato malato del Chelsea, la sua seconda squadra dopo il Napoli e il Chelsea. Kepa col Sarri ha fatto un bel campionato, però arriva Mendy da una squadra piccolina e gli leva il posto. Cioè, anche questo bisogna capire se... Ma la situazione di Kepa è molto simile a quella di Meret, arriva pure lui. Allora la mia paura è che noi abbiamo Meret e poi sì, però c'è, però c'è una differenza tra Kepa e Meret. Meret ha un carattere molto timido, Meret è molto chiuso, è molto introspettivo, è molto... Kepa è il contrario, cioè Kepa è un pazzo. Kepa è uno che se ti deve mandare a quel paese ti manda a quel paese, anche come personalità parlo, no? Kepa è uno, Kepa è uno che si rifiutò di uscire durante la finale con Sarri in panchina. Sì. Quello è uno degli esempi. Cioè è uno che anche come portiere, come diciamo modo di stare in porta, è un po' istrionico, è un po' Walter Zenga, se tu Gino te lo ricorderai, come personalità. Quindi io credo che un portiere come Kepa, paradossalmente, nonostante al Chelsea abbia fallito, perché è arrivato per 70 milioni di sterline, ha fallito, ma in una piazza come Napoli, che si innamora dei personaggi prima che dei calciatori, potrebbe addirittura diventare fortissimo. No, problema che gioca benissimo con i piedi. Esatto, il problema è che poi se viene Kepa e gioca Kepa e per un anno difende la porta del Napoli, il prossimo anno non te lo puoi permettere. Non sì. Te lo puoi permettere, perché guadagna quasi 8-9 milioni di euro a stagione. Quindi il Napoli si darebbe la zappa sui piedi, cioè farebbe un'operazione tecnicamente validissima, però dal punto di vista proprio della prospettiva. Ma infatti la stessa cosa anche Navas, cioè la vedo proprio su Navas non c'è proprio trattativa. Cioè... Su Kepa ci potrebbe essere, nella misura in cui il Chelsea lo manderebbe a giocare in prestito comunque in un club che ormai fa parte del novero delle 14-20 squadre più titolate d'Europa, più forti d'Europa, e quindi dice vai a giocare in un grande stadio, in una grande piazza, in un grande club, ti rilanci e l'anno prossimo torni oppure ti vendo. E questo è il ragionamento che fa il Chelsea, ma il Napoli non ci guadagna nulla però. No, l'anno prossimo sta un'altra volta punto e da capo e rischia anche di perdere Meret praticamente. Quindi a questo punto io club devo cercare di difendere il mio patrimonio, valorizzo i 25 milioni che ho speso, esatto, e provare a tenermi Meret, sperando che magari con un po' di fiducia in più e con un po' di fortuna in più possa essere l'anno del rilancio. Io dico un attimo la mia su Meret e poi chiudiamo, perché abbiamo fatto 2 ore e 10 di diretta bella intensa. Nemmeno le maratone di Mentana.
No, io personalmente, come ho detto anche altre volte in diretta, per me il Napoli dovrebbe puntare su Meret, perché ovviamente è vero che si può vivere di fantasmi di stagioni precedenti, dove un soggetto che poteva vivere con l'ombra di Ospina, gli allenatori che lo preferivano, ma fin quando adesso sei tu il patrimonio che il Napoli deve valorizzare, il giocatore avrà sicuramente molto più stima, perché io ricordo benissimo che quando arrivò Meret a Napoli e quando fece le prime partite, perché lui esordì contro la SPAL, fece due o tre partite parate che salvarono la partita, a Napoli si parlava di portiere del futuro per i prossimi 10 anni. Il giocatore viveva con fiducia. Avvertire quella fiducia che si riesce ad avere soltanto... Io ricordo Salisburgo-Napoli, Nicola. Esatto, Napoli. Il secondo anno. Cioè, il secondo anno... fece una delle partite migliori da quando è Napoli e tutta Europa celebrò le parate di Meret. Quindi... Ma pure con Liverpool, io ricordo quando Manolas svirgolò quel pallone all'indietro. Esatto, esatto. Cioè, lui le doti le ha. Ha bisogno di sentirsi importante. Io credo che il Napoli voglia farlo sentire importante, altrimenti avrebbe preso un secondo portiere diverso. Il Napoli si sta aspettando e perché sta cercando un portiere... tra virgolette tranquillo, cioè uno che viene, si gioca, diciamo, le coppe, anzi non le coppe, si gioca la Coppa Italia, esatto, più qualche partitella di campionato dove magari, però Meret giocherà la Champions, su questo non ci piove. Buttando la Champions partecipiamo, giusto perché siamo invitati a questa festa, però non mangiamo niente. Però non devi sfigurare. Con i sorteggi, avendo la terza fascia, secondo me puntare ad arrivare anche se hai avuto la prima, ti sarebbe capitata la fascia più sfigata. Sì, vabbè, ormai più ricordando i 12 punti con Benitez, chi si scorda? Dopo Quimli può capitare qualsiasi cosa. Dopo Quimli, Napoli Arsenal, io fuori. All'epoca mi sono fatto un paio di aspetti fuori e mi ricordo ancora il boato del 2-0 all'Emirates. Chi si scorda? Ragazzi, io direi che possiamo concludere. Io ringrazio Gino, ringrazio Grazie. Francesco e alla fine anche Fabrizio. Mi ha fatto piacere trovare Gino. È sempre un piacere partecipare. Quando ho la chiamata do sempre il presente. Grande. Grazie per Un saluto a tutti. Voi Castel di Sangro, una picchiata ve la fate? Sicuro, non lo so io, ma sicuro qualcuno di noi. Abbiamo avuto l'accredito, proprio. Lo so se Francesco l'ha detto. Abbiamo pranzato insieme un po' di giorni fa. Sì, so tutto. No, con Diego, sì. Proprio ieri mattina, insomma, il Napoli ci ha mandato l'accredito, ci ha risposto, quindi sicuramente qualcuno ci andrà. Io è un po' problematico, però non si sa mai, magari un giorno tipo andata e ritorno. No, io venerdì forse faccio una picchiata velocemente, perché Di Maro mi sono fatto quasi 6 giorni, più di 6 giorni. Castel di Sangro l'anno scorso ho fatto Castel di Sangro, quest'anno faccio Castel di Sangro un paio di volte, vado e vengo. Con tranquillità, sempre presente, sempre. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Buonanotte a tutti.